partita a scudetto, chi vince prende tutto. Trezeguet e Ovieri, Toldo Buffon, benvenuti a San Siro da Fabio Caressa e un abbraccio affettuoso da José Altafini. Ci siamo, erano almeno 4 anni che non si giocava un Inter-Juve così, da quell'aprile del 98 che consegnò lo scudetto alla Juve, una serie infinita di polemiche al resto d'Italia. Inter e Juve tornano a scontrarsi in testa alla classifica. L'Inter non è mai stata così in alto a questo punto della stagione da quando ci sono i 3 punti. La Juve insegue, ma è sembrata già domenica scorsa contro in Bologna in ripresa. Passiamo alle formazioni. Nella Juventus assente Montero, stop di 40 giorni e forse stagione finita, squalificati Zenoni e Ferrara. Difesa da reimpostare, Salas è tornato in gruppo ma non è ancora pronto. Ecco le scelte di Lippi. Sono Marcello Lippi, questa è la mia formazione di oggi. Gianluigi Buffon, portiere, Italia. Alessandro Birindelli, difensore, Italia. Thuram, défenseur, France. Matt Giuliano, difensore, Italia. Gianluca Pessotto, difensore, Italia. Gianluca Zambrotta, centrocampista, Italia. Antonio Conte, centrocampista Italia. Edgar Davids, centrocampista Olanda. Pavel Nedved, Daruji, CSKA Repubblica. David Trezeguet, attaccant, France. Alessandro Del Piero, attaccante Italia. Nell'Inter Vivas superato e fuori gioco anche per i mondiali. Soronda e Gheorghiu si ripresa. Di Dalma si erano quasi perse le tracce, adesso è recuperato, gioca con la Primavera. Okan ancora fermo, Ronaldo potrebbe rientrare in squadra tra 2 settimane contro la Roma. Il presidente Moratti è sembrato anche un po' scocciato dal ritardo. Ecco la formazione di titolare. Hector Cooper, allenatore. Questa è la mia formazione. Francesco Toldo, portiere, Italia. Javier Zanetti, centrocampista, Argentina. Ivan Córdoba, defensor, Colombia. Marco Materazzi, difensore, Italia. Bratislav Grisco, Obranza Slovensko. Sergio Conceição, Meicam, Portogallo. Gigi Di Biagio, centrocampista, Italia. Cristiano Zanetti, centrocampista, Italia. Clara Sedor, midfielder, Nederland. Bobo Aguirre, attaccante Italia. Alvaro Recoa, attaccante Uruguay. In panchina per la Juventus trova spazio di nuovo Tudor, che ha superato grandi difficoltà alla caviglia 7-4 dicembre, nei guai per i suoi problemi da settembre. Nell'Inter non si vede Emre, che pure era pronto. Siede in panchina invece Ventola, al suo posto, come abbiamo visto, gioca Alvaro Recoba. 26 secondi e poi Inter-Juve. Inquadrato Borriello, per lui naturalmente un appuntamento importantissimo, una scelta che è arrivata ma che poteva premiare anche grandi arbitri italiani. Partita sentita naturalmente anche dal direttore di gara per quello che è successo nel 98, di cui ho già parlato. L'Inter in casa ha perso 2 delle sue 3 partite, ma ha vinto 8 volte, pareggiato solo 2, il terzo attacco interno nettamente il primo esterno, cioè rendimento identico in casa e fuori, un solo gol di differenza, 11 incassati nelle 13 trasferte contro 10 nelle 12 partite a San Siro. Marco Nosotti da bordo campo, situazione e terreno di gioco. Marco, dunque il terreno di gioco l'abbiamo già visto nella partita con il Milan, Milan-Inter nel derby, era stato rizzollato per l'occasione, soprattutto nelle zone centrali, tutto sommato in buon stato, il fondo è compatto, c'è l'erba un po' alta sulle fasce, staremo dunque a vedere, la temperatura è ottima, già annuncio di primavera e c'è uno schieramento di giornalisti, di fotografi qui a bordo campo, veramente incredibile, adatto senz'altro alla bisogna, ovvero alla partitissima, non solo di questa giornata, ma direi di questa stagione. A te. Sono più di 300 giornalisti accreditati, 160 più o meno i paesi che vedranno le immagini di questa gara in tutto il mondo, tutto esaurito a San Siro da settimane. Gli unici spazi liberi che vedrete sono quelli lasciati liberi e per motivi di ordine pubblico. La Juve fuori casa è imbattuta dal 24 novembre, sconfitta contro la Lazio 1-0, unica sconfitta esterna, da allora 4 pareggi e 3 vittorie. La prima difesa esterna con solamente 9 gol subiti.
I precedenti sono ovviamente tantissimi, vista che questa è la partita tra le uniche due squadre mai retrocesse in Serie B. Dal 29-30 in campionato, 143 partite, 40 vittorie dell'Inter, 35 pari, 60 vittorie invece della Juventus. A Milano l'Inter ha vinto 32 volte contro le 17 della Juve, 22 pareggi. L'Inter ha vinto una sola volta però nelle ultime 8 partite disputate a San Siro. Oggi è anche il compleanno dell'Inter, che compie 94 anni. Solo una volta in questa data si è giocata Inter-Juventus, era il 9 marzo del 1997, finì 0-0. La Juve era prima e l'Inter era seconda in classifica. L'Inter è a 3 vittorie consecutive in campionato, 4 vittorie le ha raggiunte, il suo diciamo record di questi ultimi anni. Nel 97-98 arrivò fino a 6 vittorie e si fermò proprio in occasione di quel famoso Juventus-Inter. Anche Galliani, dopo aver forse insieme agli altri presidenti quasi risolto i problemi della Lega nell'ultima riunione di ieri, ci si orienta su un diverso nome tra Tanzi e Sensi, siede in partita per godersi anche lui lo spettacolo. Gli scontri diretti tra le prime 7 in classifica vedono l'Inter con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La Juve invece è andata un po' meglio, 3 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 sconfitte. Questi sono dati naturalmente che interessano, perché in una stagione di grande equilibrio potrebbero essere proprio gli scontri diretti l'arma in più per aggiudicarsi alla fine lo scudetto. C'è anche grande attesa per l'ingresso in campo di Marcello Lippi, si attende una contestazione da parte del pubblico dell'Inter, che non ha gradito anche le ultime dichiarazioni. Io vi ricordo che se disponete del Dolby Surround potete ascoltare con questo sistema tutti i rumori dello stadio. Se disponete di uno schermo a 16 noni potete vedere la partita sul canale 100 del bouquet di Telepiù, per godere appieno quello che promette di essere un grandissimo spettacolo. La tensione è palpabile, c'è un'attesa straordinaria, cancelli aperti per l'occasione alle 18.30 e le curve si sono riempite un'ora dopo l'apertura dei cancelli. Praticamente alle 19.30 era tutto pieno in curva. In particolare mi piace sottolineare alcuni striscioni dei tifosi della Juventus, che hanno voluto esaltare Alessandro Del Piero dopo i fischi al momento della sua sostituzione contro il Bologna. Si attende proprio l'ingresso in campo di Marcello Lippi, che ha atteso un pochino insieme a Cooper aspettando l'ingresso delle squadre. È una partita anche tra due attaccanti. Trezeguet un gol dietro Vieri, ma ha segnato 24 gol nelle ultime 29, comprese le ultime della scorsa stagione. La sua media altissima, 0,75. Eccolo Marcello Lippi all'Inter per una stagione e una partita. In pochi ricordano che raggiunse comunque il quarto posto, questo è il suo score da nero-azzurro. L'anno dopo partì con l'eliminazione al preliminare di Champions League, rigore fallito da Recopa contro l'Helsingborg, e poi con l'esonero dopo la sconfitta la prima giornata a Reggio Calabria. Avete visto, con l'Inter 25 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte. Cristian Vieri addirittura sopra gol a partita da quando era entrato in squadra contro la Roma. Nella Juve ha vinto uno scudetto, una Supercoppa Europea, un Intercontinentale. Doveva essere l'arma in più del bianconero per lo scudetto, lo è diventato invece per l'Inter. 18 è il numero dei gol segnati in questo campionato ed è anche il suo record italiano, come lo scorso anno. Il suo record totale però è stato realizzato a Madrid, 24 gol in 24 partite. Lippi ha dichiarato ieri: lo devo ammettere, anche quando sono seduto professionalmente con grande impegno sulla panchina dell'Inter, io comunque tenevo sempre al lavoro svolto in quegli anni meravigliosi con la Juventus. Hector Cooper, che tra poco anche vedremo, vedete Lippi visibilmente teso un po' più forse del solito. Hector Cooper, dicevo, ha vinto con il derby la prima partita importante della stagione contro una grande squadra, dopo le prestazioni comunque convincenti con Juve e Roma all'andata. Potrebbe essere stata la scossa decisiva per l'Inter e un po' per tutto l'ambiente. È tutto pronto per il calcio d'inizio, inquadrato anche Toldo, e anche uno scontro tra i due portieri che si potrebbero giocare il posto da titolare in nazionale ai prossimi mondiali. È veramente tutto pronto, Borriello controlla con i suoi collaboratori che funzionino tutti gli apparati elettronici. L'urlo di San Siro sul calcio d'inizio per farvi sentire la tensione della partita, ve lo regalo. E bisognerà vedere subito quale sarà l'atteggiamento delle due squadre. Mi sembra un Inter che è partita aggressiva, con Recoba seconda punta sul centro-sinistra rispetto a Vieri. Prova però Davids a lanciare la Juventus.
prima apertura, subito in fascia destra, cerca un varco da quella parte Zambrotta, uno contro uno, il traversone subito sul secondo palo, Trezeguet non arriva, si comincia forte, 22 secondi sul cronometro. Peccato che naturalmente per la Juventus che Zambrotta ha crossato troppo alto, ma si è visto chiaramente che Zambrotta giocherà molto largo, forse per mettere in difficoltà Crespo. Nedved parte sulla linea del centrocampo quasi da posizione centrale per permettere a Zambrotta di allargarsi, con Seisao dentro per Recoba, Recoba in area di rigore, 2 contro 1, lo prende Buffon, che inizio, avete scelto il santo giusto, 50 secondi sul cronometro, 0-0. Effettivamente Fabio, è stata una grande occasione, Recoba si è fatto male Buffon in questa occasione, Recoba si è andato via da Turan in velocità, Turan non ha recuperato ma è uscito molto bene l'ultimo uomo della Juventus, eccolo qua, nel girarsi Turan ha perso naturalmente velocità e guardate Buffon. Buffon va sicuro, poi c'è Recoba che forse lo colpisce alla mano. Non c'è stata animosità tra i due, Gigi Buffon scambiato un cenno d'intesa, però ha preso un brutto colpo alla mano e quindi il gioco è fermo dopo 1 minuto e 32 secondi. Io vi ricordo che Marco Nosotti è vicino alla panchina di Hector Cooper, Martina Maestri è vicino alla panchina invece di Marcello Lippi, Claudio Arrigoni al coordinamento, Paolo Ghisoni, ecco la botta presa da Buffon con Recoba che forse poteva evitare di cercare di calciare il pallone. Vi dicevo Paolo Ghisoni alla lavagna tattica, nell'intervallo ritroveremo Giorgio Porrà, il telepiù ha schierato moltissime forze per coprire al meglio questo incontro. Buffon in profondità, lo stacco di Materazzi, Pessotto, poi Zanetti, cerca Recoba, allarga subito per Sedo, è un bel inizio di Inter Juve, si ricomincia da Cordoba che sbaglia, non arriva Del Piero, allora il pallone ancora per Recoba, si fa vedere con Seisao largo, prova ad andare lui, raddoppio della Juventus, Conte a dare una mano a Pessotto, con Seisao cerca il fondo, mette al centro un pallone insidioso, Giuliano, Conte, Pessotto, ancora Conte di forza su con Seisao, Pessotto, l'intervento in copertura di Di Biagio, con Seisao, Zanetti, prova ad andare il capitano dell'Inter, la copertura di Davids, insiste Zanetti, poi arriva Conte, Inter all'assalto in questo inizio di gara, Recoba fermato da Davids, poi c'è l'intervento di Recoba, calcio di punizione, è un bel inizio di partita perché l'Inter sta cercando di aggredire i portatori di palla della Juventus. Beh, io spero che passi subito questa foga perché la foga fa sbagliare anche la fretta naturalmente, c'è una se inizio di partita è questo, che prima Zambrotta dalla destra e poi Recoba nel centro dell'area, è una partita che promette molto bene, speriamo in bene. Pessotto, la pressione alta di Conceição, il pallone all'indietro per Buffon, apertura profonda, Gresco in anticipo su Zambrotta, prova ancora Conte per la Juve, si ricomincia da Lilian Thuram, cerca la profondità, trova l'anticipo di Cristiano Zanetti, dentro per Vieri, Vieri gira, c'è Conceição in appoggio a destra, uno contro uno di Conceição, ricomincia da Zanetti, fa viaggiare bene il pallone l'Inter, Javier Zanetti sul pallone, cerca ancora Conceição, ancora Zanetti, lo insegue Davids, Zanetti gli gira intorno, poi arriva la chiusura di Nedved, c'è un contatto con Javier Zanetti, calcio di punizione, è finito a terra Pavel Nedved, io voglio sentire da Martina Maestri se c'è preoccupazione per le condizioni di Buffon mentre Nedved è rimasto a terra, attenzione, vediamo lo scontro, è stato colpito con il ginocchio, credo solo una contusione, c'è preoccupazione o no per le condizioni di Buffon, poi ho visto anche Pessotto richiamato da Lippi, Martina. Allora, assolutamente nessun problema per le condizioni di Buffon, il medico della Juve è tornato in panchina e ha subito tranquillizzato Lippi dicendo sta benissimo, non ci sono problemi. A Pessotto gli ha chiesto di spingere un po' di più sulla sua fascia, quindi di andare anche più in avanti quando ovviamente la Juve attacca. Gresco, il pallone per Nedved, sul fondo la conclusione di Nedved favorito da un rinvio non precisissimo di Materazzi, tutti i giocatori dell'Inter sono vicini al direttore di gara, stanno protestando forse per un contatto precedente, sono stati disturbati i difensori dell'Inter secondo la squadra ovviamente al momento del rilancio. Beh, dobbiamo considerare questa una grande occasione, considerando che Nedved tira molto bene da fuori area, questa è una grande occasione, sta zoppicando Nedved a centrocampo. Forse anche con questo si spiega la conclusione non precisissima di Pavel Nedved, mentre di testa è andato Cristian Vieri. Juve però con Del Piero,
Conte cerca Giuliano, la profondità, respinto Materazzi, poi ancora Vieri, mette giù di petto per Conceição, Di Biagio e poi ancora Conceição, centrale Cristiano Zanetti, cerca ancora Conceição, cerca il traversone Conceição, la toccata un po' sporca, ancora Giuliano di testa, non benissimo, sale Di Biagio, cerca Cristian Vieri, Thuram in anticipo, il pallone lì, Seedorf, clave, Seedorf, 1-0! L'urlo di San Siro, la San Siro nerazzurra! Un golazzo, amici! Un super gol! C'è un entusiasmo qua a San Siro che è incredibile! Dobbiamo rivedere questo gol perché è veramente straordinario il tiro al volo di Seedorf. Guardate, ben coordinato, Buffon nulla può fare perché la potenza del tiro le è passato sopra le mani. Incredibile tiro di Seedorf, incredibile entusiasmo a San Siro. Clarence Seedorf all'andata aveva perso il posto da titolare dopo una brutta partita al derby, ha convinto Cooper poco prima del derby e dopo il derby, schierato da titolare, ha segnato forse il gol più importante da quando è in Italia. Il rinvio di Toldo, si gioca in una bolgia, è una partita che promette di essere grandissima. Pessotto, ora vedremo la reazione subito della Juve che ha dimostrato con Lippi di aver ritrovato l'orgoglio, la cattiveria mai perduta ma forse ancora un pizzico in più, soprattutto quando è dovuto uscire dalla crisi della fase centrale del girone di andata. Conte di testa, Davids, c'è Zanetti, cerca Vieri, Vieri prova ad andare a largo, protegge il pallone Vieri, uno contro uno di Vieri, dentro per Recoba, Recoba ancora per Vieri, pallone buono, ancora Seedorf sul sinistro, in area di rigore Seedorf, uno contro uno, si gira Seedorf, vuole il traversone, poi allarga ancora per Grisco, cross, ribattuto, è un Inter strepitosa quella dei primi 8 minuti, applausi a scena aperta a San Siro, non si vedeva un Inter così da anni, la Juve deve scuotersi subito. Effettivamente, oltretutto dobbiamo dire che Seedorf forse non ha avuto quasi coraggio di tirare al volo come l'aveva fatto prima perché c'era un giocatore davanti, comunque si è presentato per lui la seconda volta per il tiro a rete, veramente incredibile l'Inter come sta giocando. Prova a spingere ancora la Juve, Giuliano deve cercare di ragionare la Juventus, far finta che non sia successo nulla, se possibile naturalmente, per evitare di farsi prendere dall'affanno. Giuliano dentro per Davids, fermato, ricomincia però Davids, Antonio Conte, Pessotto, dentro ancora per Conte, fa girare all'esterno Birindelli, prova a spingere Birindelli, il traversone verso il centro, lo mette fuori Cordoba, poi c'è fallo di Cristiano Zanetti che protegge con un'ancata il pallone, calcio di punizione per la Juve, lo sguardo teso di Alessandro Birindelli. Segnò all'esordio in Champions League Birindelli, è stato il 7° giocatore italiano a segnare all'esordio in Champions, inquadrato Pavel Nedved che è pronto a battere calcio di punizione, va con il destro, tocca Seedorf, Conte contro due, la palla è lì, è scivolato Giuliano al momento di raggiungerla, allora Di Biagio la fa scorrere per il rinvio, Seedorf, ora la pressione è tutta della Juve, Seedorf contro due, riesce a servire con Conceição, si gira con Conceição, prova a partire, rimessa laterale per l'Inter, 9.07 sul cronometro, 1-0 la tensione di Hector Cooper. L'Inter gioca molto sulla destra dove Sergio Conceição si sta muovendo molto bene, ma si sta muovendo anche sia Recoba che va avanti e dietro e anche Vieri, questo è molto importante, la Juventus si muove un po' meno in attacco. Adesso c'è Zambrotta però, lanciato da un tocco di Trezeguet, cerca un po' di spazio Zambrotta, non lo molla Zanetti, Zambrotta allora ricomincia da capo, Conte la fa girare, c'è Birindelli, prende in velocità gli avversari, ancora Birindelli, dentro per Nedved, palla un po' lunga, arriva Materazzi che poi va giù, Nedved lo rimprovera perché secondo lui Materazzi ha cercato il contatto essendosi allungato il pallone, vediamo un po'. Beh veramente Nedved non ha allungato il piede, mi sembra, ecco. Forse il contatto c'è stato ma Nedved non ha allungato il piede, comunque è stato fischiato calcio di punizione, Nedved ha protestato perché Materazzi secondo lui avrebbe accentuato l'entità del fallo, pallone toccato di testa, c'è ancora rimessa laterale per l'Inter,
prova ancora Seedorf a sinistra, poi Nedved, toccato da Zanetti, va giù Nedved, Cristiano Zanetti si allontana, un po' di tensione adesso anche in campo, Borriello deve tenere la partita in mano, lo sta facendo con personalità e per adesso senza eccesso di cartellini. Lilian Thuram. C'è una differenza sostanziale, la Juventus non si muove molto in attacco, stanno un po' fermi a aspettare i palloni, mentre l'Inter si muove molto bene, tutti i suoi giocatori, solo Vieri che rimane un po' lì, ma si muove anche lui in un diametro abbastanza stretto. La rimessa laterale per la Juve, c'è Nedved, ancora palla per Pavel Nedved, tocco ancora per Zambrotta, messo giù, c'è calcio di punizione per la Juventus, anzi era Birindelli, calcio di punizione per la Juventus. Ecco il replay dell'intervento di Seedorf ai danni di Birindelli, tutti lunghi in area, la Juve in genere va con sei uomini a colpire di testa, occhio a Giuliano, Trezeguet, c'è Del Piero, palla tagliata, la mette fuori ancora Seedorf, Nedved, ricomincia da Thuram, apertura di Pessotto lunghissima, Del Piero non arriva, c'era anche fuori gioco di Trezeguet, ci sarà calcio di punizione per l'Inter. Eccolo qui Pessotto che ha cercato il rinvio lungo, faccia un po' lunga di Marcello Lippi, un inizio difficile quello della Juventus, tutt'alta tensione sul volto invece di Hector Cooper, colpo di testa di Giuliano, si è appoggiato a Cristian Vieri, calcio di punizione ancora per l'Inter, protesta Giuliano, 1-0 per l'Inter, 12 sul cronometro, e Cino Recoba sul punto di battuta. Dobbiamo dire però Fabio che il gol dell'Inter non è un frutto di uno sbaglio di qualcuno, ma è di una grande esecuzione da parte di Seedorf. È pronto ad andare Recoba, anche in questo caso molti uomini in area di rigore. Calcio di punizione a cercare Di Biagio, Vieri lo anticipa, il pallone ancora lì, Thuram, c'è un uomo a terra, palla ancora alta, Davis la mette fuori, Zanetti ancora dentro, Cordoba anticipa tutti ma mette sul fondo. L'assistente dell'arbitro ha assolutamente dato calcio di fondo, non c'è stato assolutamente fuori gioco. Vediamo ancora questa azione, guardate che i giocatori della Juventus sono, c'è uno che sta barcando Vieri, ma l'azione è regolarissima secondo l'assistente dell'arbitro. Poi c'è questo batti e ribatti che favorisce alla fine il colpo di testa di Cristiano Zanetti, era libero Cordoba, era salita male la difesa della Juventus, Cordoba però non è riuscito a trovare la porta, ma c'è subito la Juve dalla parte opposta, c'è la chiusura di Gresco, si libera Zambrotta, attraversone, Davi, Trezeguet, 1-1, che partita! Questo è l'urlo della San Siro bianconera. E questo amici è Telepiù che vi fa gioire, una partita straordinaria, è veramente straordinaria, un Inter che sta giocando bene ma è una Juventus che non è mai doma, avete visto l'azione di Zambrotta, il colpo di testa di Trezeguet, ha risposto benissimo la Juventus, una partita straordinaria Fabio. Pallone in profondità, è arrivato Giuliano, poi il tocco di Conte, la palla ancora per Davids, all'indietro il suggerimento, prova a rinviare Pessotto, cerca lungo Del Piero, ora è cambiato tutto negli umori, Cordoba riesce ad alzare il pallone, non lo tiene in campo, rimessa laterale per la Juve, un'altalena incredibile in 14 minuti, Alex Del Piero, prova ad andare Del Piero in mezzo a due, Cordoba chiude, c'è Pessotto a sostegno, prova a liberare il destro, traversone verso il centro, mette fuori Materazzi, allora prova a spingere Zanetti, tiene palla Cristiano Zanetti, in profondità per Vieri, l'anticipo di Thuram, la palla è ancora lì, Clarence Seedorf, attaccato da Davids, perde palla, poi Trezeguet dopo il tocco di Nedved, ancora Davids. Mi dà l'impressione che la Juventus sta cercando di prendere il centrocampo dove l'Inter stava dominando prima e adesso comincia a giostrare la palla a Juventus. Davids va via con un gioco di prestigio, uno contro uno di Davids, c'è il taglio centrale di Del Piero, fuori gioco, calcio di punizione, Del Piero inutilmente segna dopo il fischio dell'arbitro. Marco Nosotti da bordo campo, Marco. La preoccupazione maggiore di Cooper è la propria fascia sinistra, ha richiamato più volte il Cino, cioè Recoba, che comunichi a Seedorf di non accentrarsi troppo, e poi grandissimo lavoro, richiama dall'inizio della partita la posizione di Di Biagio e Zanetti che devono mettersi d'accordo soprattutto su chi deve andare a prendere Nedved quando svaria destra-sinistra. Eccolo qui fuori gioco e vi ricordo che ci deve essere luce
tra i due giocatori in linea non è fuori gioco. Calcio di punizione per l'Inter. È pronto a battere ancora Recoba. Calcio di punizione, battuta a sorpresa, ma non si può. Questa è una notizia, si scalda Igor Tudor. E questo potrebbe essere un cambio importante per Lippi, che ha sempre detto: mi è mancato Tudor per rendere perfetto il mio centrocampo. Sì, ma probabilmente c'è qualcuno che sta male, perché... Calcio di punizione di Recoba, palla dentro. Di Biagio contenuto, Seedorf, destro ribattuto da Thuram. E ci sarà rimessa laterale ancora per l'Inter. Ha preso gusto Seedorf, che ha tirato molto bene, coordinato nel tiro, ha tenuto la palla bassa, ma non ha ripetuto col tiro, che perché c'era molta gente davanti non era possibile indirizzare verso la porta. Tra poco da Martina Maestri, la rimessa laterale per Clarence Seedorf. Cristian Bieri perde palla all'Inter, allora prova a ripartire Nedved, subito in profondità. Trezeguet va sulle tracce del pallone, troppo lungo, si perde in fallo laterale. Martina Maestri da bordo campo per cercare di capire se si può intuire il motivo del riscaldamento di Igor Tudor. Martina. Thuram non sta benissimo, continua a toccarsi il linguine all'interno della coscia destra. Per il momento ha fatto segno che ce la fa, però per precauzione Lippi ha mandato Tudor a scaldarsi. Tudor quindi in quel caso tornerebbe alla posizione centrale, abbandonata proprio nel corso di questa stagione, per prendere una posizione alla Desailly davanti alla difesa. Materazzi ha cercato il rinvio, c'è però rimessa laterale ancora per la Juve. Ecco, c'è un momento che la Juventus, quando è attaccata a centrocampo, si basò la pressione dell'Inter, buttano via la palla in avanti, naturalmente così buttando via il possesso di palla. Però quando riesce a mettere la palla a terra con Davide e anche lo stesso Conte, riesce a fare un po' di più di gioco. Questo è lo scontro tra Zambrotta e Gresco. È stato fischiato un calcio di punizione all'Inter, battuto proprio da Gresco. Prova ad andare Vieri, Recoba anticipato da Thuram, cercato Trezeguet che non controlla, alle sue spalle allora Materazzi, in profondità il suggerimento, anticipo falloso su Clarence Seedorf. C'è calcio di punizione per l'Inter e Conte che viene redarguito verbalmente da Borriello. E mi dà l'impressione che Borriello sta essendo molto bravo e almeno buono in questo caso, perché già due volte che poteva tirare il cartellino non ha tirato fuori. Questo vuol dire che sta tenendo molto bene la partita. Però Seedorf ha stretto la mano poi a Conte, che aveva indicato di aver toccato il pallone. C'è calcio di punizione per il Cino Recoba. Palla verso Vieri, la chiusura di Conte. Insiste l'Inter, Materazzi rischia un po' sul pallone per Sanetti. L'apertura poi è per Seedorf. Arriva Nedved. In profondità Conte, c'è un po' di spazio, rischia la gamba per allungare il pallone. Arriva Cordoba. Non sta avendo molta collaborazione dei due attaccanti nel centrocampo della Juventus, perché quando è in possesso di palla non trova nessuno smarcato, non trova alternativa per dare il pallone. Vedete la difficoltà che sta avendo il centrocampo della Juventus, vedete, non trova nessuno smarcato. Davids, altro giochetto, sembra in buona condizione e soprattutto sembra tornato tranquillo dopo le vicissitudini dell'ultimo mese. Ancora Davids, l'apertura è per Pessotto. Chiede palla di ritorno Davids, Pessotto lo allunga invece per Del Piero, uno contro uno su Sanetti. Del Piero prova ad andare, Sanetti lo prende, c'è rimessa laterale per la Juve. 18 minuti, 42 secondi, 1-1 tra Inter e Juve. Cercato ancora Del Piero, lo scambio con Pessotto, si ricomincia da Davids. Ancora Pessotto, prova ad andare con Seisao, la chiusura di con Seisao e c'è ancora rimessa laterale per la Juventus. Del Piero cerca la giocata, ancora l'opposizione di Sanetti che non gli lascia spazio, dovrebbe essere però calcio d'angolo per la Juve. Sale Giuliano, va dentro Conte, dentro anche Nedved sul primo palo, attenzione al possibile salto di Trezeguet. Nedved va per lo scambio, non c'è, c'è poi però il secondo scambio, uno schema, quello voluto dalla Juve con Nedved che aveva tagliato dentro, Zambrotta non è riuscito a servirlo. Allora Seedorf in profondità, Bieri fa quasi ripartire la Juventus, arrivano tutti i giocatori dell'Inter però, Cordoba il primo a toccare il pallone, ma c'è stato anche fallo però ai danni di Sergio Conceição e dunque calcio di punizione per l'Inter che ha già battuto. 20 minuti, Thuram ha chiesto il cambio, mi informano, problemi al linguine dunque, il risentimento muscolare, si sta infatti toccando ancora Linean Thuram. Brutta tegola per la Juventus che ha già due centrali titolari come Montero e Ferrara, titolare in questa stagione, fuori per infortunio e squalifica. Il pallone ancora per Gresco, cerca la profondità, prova ad andare Recoba, posizione regolare, Recoba la mette dentro, palo, e poi la palla è lì, Thuram ha salvato, incredibile, incredibile, sembrava ci fosse un vetro. Il pallone ancora per Recoba, in area di rigore, prova a metterla a centro, viene trattenuto, ha commesso però anche lui fallo. Borriello ha visto prima la trattenuta di Vieri, che si imbufalisce,
21 minuti, 1-1, ecco il palo clamoroso e poi la Juve che si salva. Ecco, dobbiamo dire che Thuram in quello caso lì, che Rocoba ha dato sulla sinistra, Thuram non poteva più correre, stava proprio zoppicando e ha dato la possibilità al giocatore uruguaiano di mettere la palla dentro. E in questo momento vedete Thuram esce proprio, sta proprio zoppicando forte. Thuram non ce la fa, sta chiedendo al direttore di gara la sostituzione, mentre viene detto a Nedved di cambiare le scarpe. Avete visto il gesto di Thuram che indicava a Nedved, anzi a Conte adesso, di cambiare le calzature. Avete rivisto l'intervento di Thuram, un po' di fortuna in questo caso per lui e per la Juventus, con il pallone che piano piano va sul palo. Ecco il cambio, fuori Thuram, dentro Tudor. Sono passati 22 minuti, amici miei, è successo di tutto. È un'emozione spettacolare, amici, per chi ha lasciato Sanremo. Per noi veramente può vedere che è un'emozione inigualabile, veramente straordinaria. Una partita così tutti potevano pensare, ma non così subito dall'inizio. Martina Maestri da bordo campo è uscito molto dolorante, Lilian Thuram. Martina. Esattamente, Thuram è uscito molto dolorante, Conte invece ha finito di cambiarsi gli scarpini, ha chiesto quelli con 6 tacchetti perché voleva un grip maggiore. Il pallone verso Seedorf, poi in profondità ha cercato lo scatto di Recoba, arriva Birindelli, Recoba ancora reattivo, prova ad andare, retropassaggio per Buffon, un po' in difficoltà con la palla che rimbalza, ha rinviato lungo, sale Materazzi. Ancora Juventus che prova, batte e ribatti, Cordoba, il pallone buono per Recoba, segnalato fuori gioco che non c'è, ma ancora Recoba all'area di rigore, Recoba dentro, Vieri porta vuota, ha tirato, ha messo giù, segnalato fuori gioco, attenzione, allora qui bisogna spiegare, bisogna fermarsi e ragionare, il guardaline ha segnalato il fuori gioco. Non al momento del retropassaggio di testa del giocatore della Juventus, ma al momento del primo lancio in profondità. Qui è il fuorigioco, questo è il fuorigioco segnalato. Questo è il fuorigioco segnalato sul quale vi dovete concentrare. Qui va su poi il guardaline. Sono sicuro di questo perché poi qui l'azione praticamente è già ferma. Sono sicuro di questo perché Borriello aveva fatto proseguire. E poi si è toccato il braccio, è arrivato anche il richiamo elettronico a Borriello. Evidentemente Guardalini gli ha voluto segnalare che non era un suo errore sul retropassaggio, ma era una segnalazione sul primo passaggio. Questo è importante sottolineare. Sì, è stato in ritardo dell'arbitro perché lui non aveva visto, non aveva stato lui richiamo, pensava che avesse segnalato il secondo fuorigioco. Infatti l'assistente aveva la bandiera alzata, sì. Pallone buono per la Juventus, due grandi occasioni per l'Inter, però la palla ancora lì, Del Piero prova a aggiustarla per Trezeguet, poi prova a ripartire l'Inter con Sergio Conceição, prova ad accelerare Sergio Conceição sulla fascia destra, c'è il ritorno di Davids su di lui, lotta con Conceição, centrale, Cordoba, si ricomincia da Sanetti, dentro per Conceição, cambia tutto per Recoba o per Seedorf, il pallone è ancora però gestito dalla Juventus che allontana con Zambrotta, Materazzi. Dopo il tocco di Zanetti prova a mettere ordine Conte, c'è Nedved, Crespo, palla profonda, deviata, Materazzi. C'è un problema che Trezeguet è sempre nascosto dietro all'uomo e allora i tre centrocampisti non sanno a chi dare la palla. Del Piero è molto avanzato, viene spalleggiato, marcato sia da Zanetti e a volta da Cordoba, che sono due giocatori molto veloci, per lui crea difficoltà. Zanetti dentro per Vieri, prova a farla girare ancora per Seedorf che sta dando molto fastidio da quella parte, uno contro uno di Seedorf in area di rigore, la mette dentro per Cordoba, ha allontanato Tudor, ricomincia Di Biagio che sbaglia, Trezeguet gira per Nedved, il pallone per Zambrotta, Conte, Nedved fermato da Grisco, prova a ripartire Seedorf, dentro per Recoba, posizione regolare, la palla scivola via verso Buffon. Infatti l'assistente dell'arbitro correva, seguiva l'azione ma non ha alzato la bandiera, posizione regolare. La Juventus sta perdendo molte palle a centrocampo perché c'è una maggiore pressione dell'Inter e c'è molta lentezza nel passare la palla. Attenzione! Posizione regolare di tutti, c'è Sergio Conceição. Ieri non può arrabbiarsi, aveva chiesto lui palla in profondità.
Stavo dicendo, Fabio, che c'è molta lentezza ai giocatori del centrocampo della Juventus. Sono molto volitivi, molto indeterminati, però ritardano un po' a dare i palloni, anche per colpa di due attaccanti che stanno molto fermi, non danno possibilità di alternativa. Questo è il numero di palle recuperate e palle perse dalle due squadre, ma tutto è dovuto alla velocità strepitosa che ci hanno voluto regalare Inter e Juve in questi primi 25 minuti. Velocità, spettacolo, divertimento, squadre che cercano di attaccarsi. Questo per una partita che va in tutto il mondo, uno spot straordinario per il calcio italiano. Palla per Giuliano. Davids. Del Piero. Uno contro uno. Poi allunga per Birindelli. Anzi, sì, per Birindelli. Traversone verso Toldo, ha invertito Pessotto e Birindelli, Lippi, proprio perché Birindelli stava un po' soffrendo Clarence Seedorf. C'è anche una spiegazione: Birindelli non è forte con il sinistro, Seedorf partendo da sinistra rientra sul piede debole, proprio il sinistro di Birindelli, che si gira per prenderlo e perde i secondi necessari per contenerlo. Anche perché aggiunge, Fabio, che Birindelli è molto più veloce di Pessotto e può sicuramente contrastare con Seisão. Esattamente. Sergio con Seisão. Cerca il traversone per Recoba o per Vieri. C'è Buffon. Pronto il rinvio Buffon. Cerca la profondità con Materazzi. Che interviene Tudor di petto, non benissimo. Dentro ancora per Vieri, il pallone in Recoba. Vieri prova ad andare in area di rigore. Birindelli di forza. Birindelli ancora, calcio di punizione per la Juventus, fallo di Cristian Vieri. A conforto che abbiamo detto, a conferma di quello che abbiamo dato prima, Birindelli ha recuperato a mezzo metro, quasi un metro dietro a Vieri, è riuscito ancora a recuperare il pallone. Vedete qua la velocità del giocatore juventino. Poi Vieri usa il fisico ed è fischiato, calcio di punizione per la Juve. Materazzi in anticipo su Trezeguet, Clarence Seedorf, si gira Seedorf, salta due uomini, sempre lui, ancora Seedorf, rischia un po' sull'attacco, allora Zambrotta può approfittarne, Cresco fuori tempo, Zambrotta si allunga il pallone, arriva anche Materazzi, saltato anche lui, Zambrotta in area di rigore, dentro per Del Piero, di tacco, Toldo stende il 1,96 m. Voleva ripetere Bettega qualche anno fa quando ha fatto un gol di tacco contro il Milan, la stessa quasi situazione, sarebbe stato un gol favoloso, ma Toldo non è facile da ingannare. Ecco il replay, palla dentro. È un po' difficile, Fabio. Forse anche leggermente inutile, lasciamelo dire. Si era solo, poteva stoppare. Davids, Birindelli. Ancora Del Piero, ha voglia di far vedere quanto vale, lo anticipa però Cordoba. Dentro il suggerimento per Vieri. Vieri per Cristiano Zanetti, con Seisão in movimento sulla destra, lo vedete sfilare sul fondo. Ecco il pallone per lui, è un po' lungo e allora c'è rimessa dal fondo per la Juventus. Ha perso una grande opportunità qua perché Zanetti si raddava il pallone bene, eccolo qua inquadrato, si dava bene il pallone a Sergio Conceição, era completamente solo, era solo stoppare e andare dentro dell'area a fare il cross. Veramente un'azione bella, ma qui si stanno susseguendo delle azioni, una più bella dell'altra, una partita, amici, da calcio manuale, veramente, manuale del calcio. Cercata ancora Del Piero, lotta, guadagna posizione, pallone contro Cordoba, poi il pallone termina in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per l'Inter, come indica Cooper. Forse Del Piero deve cercare un'altra posizione, perché lui è in una morsa tra Zanetti e Cordoba, che sono velocissime, i due giocatori più in forma quasi dell'Inter. Scontro fisico, Conte Recoba, calcio di punizione per l'Inter. Borriello si fa sentire con Conte. Calcio di punizione battuto per Vieri. Tocco di Zanetti. Conte, atterrato questa volta da Vieri che chiede scusa, aveva cercato il pallone, ha trovato l'avversario. Calcio di punizione. Io voglio andare sulle panchine per sentire che atmosfera si vive, perché qui il clima è veramente incandescente. Cominciamo da Marco Nosotti vicino a Hector Cooper. Marco, Cooper è arrabbiatissimo, molto teso, dà posizioni a tutti i suoi giocatori per occupare gli spazi in campo, soprattutto richiama Recoba che è sempre troppo avanti, deve rientrare in fase di possesso palla della Juve e poi teme moltissimo la propria fascia sinistra. Gresco non ha tenuto il pallone in campo, la rimessa in gioco è per la Juventus,
prima della rimessa. Martina Maestri, Martina. Indicazione di Lippi a Birindelli, deve cercare di stare più vicino a Conceição. Nell'azione precedente Conceição è andato, era tutto solo, quindi gli ha detto di stare molto più attento. Sedor fa l'indietro, c'è il rinvio di Grisco, palla controllata da Tudor, rientro importante Del Piero, fa entrare in area di rigore Trezeguet. Trezeguet ha segnato il 100% dei suoi gol in area di rigore. Birindelli di testa, ha colpito con una mano secondo Vieri. Borriello lascia proseguire, Vieri si lamenta un po'. Birindelli dice che è stato spinto. Poi Davids perde palla, Zanetti dentro subito per Recoba, prova ad andare ancora a Cino. Accanto Clarence Seedorf. Si ricomincia da Gigi Di Biagio, fa girare per Sanetti, prova a salire Javier Sanetti con Cesar. Ancora con Cesar. Tocco di Birindelli, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Inter. Guarda che Sergio Conceição ha cominciato bene la partita, ma adesso con questi cambio che ha fatto Lippi, Pessotto e Birindelli. Birindelli lo sta contrastando molto bene perché ha molta velocità, lo anticipa bene. E anche la fortuna di avere un uomo in squadra con Pessotto che può giocare a destra, a sinistra, in difesa, a centrocampo, ha giocato anche in mezzo a centrocampo, ha iniziato la carriera anche da attaccante, quindi insomma ha ricoperto quasi tutti i ruoli. Questa volta c'è fallo di Birindelli su Conceição, calcio di punizione per l'Inter. Ecco il replay anche di questo intervento per il quale Borriello ha rischiato calcio di punizione. Recoba con il sinistro, occhio ai tagli di Di Biagio che ha tolto per la prima volta il turbante perché ha tolto anche i punti con i quali ha giocato per una quindicina di giorni. C'è anche Cristiano Zanetti dentro, c'è anche Cordoba, 55 centimetri di elevazione per Cordoba senza l'ausilio delle braccia, 65 con l'ausilio delle braccia, e c'è anche naturalmente Materazzi. Palla di Cordoba, primo palo, solite mischie in area. Recoba prova a mettere giù, si ricomincia da Sanetti, inseguito da Del Piero. Sanetti contro Del Piero, il tocco è di Sanetti secondo guardaline. È una gara molto difficile per Del Piero, Fabio, perché sia Sanetti che Cordoba lo stanno stringendo questa parte. Io posso Del Piero cambierei parte, perché un giocatore deve cercare l'alternativa da un'altra parte, anche se magari sconvolge un pochettino la tattica della Juventus. Avete visto una ripresa estremamente ravvicinata proposta da Mauro Marani in regia con Giancarlo Fercioni. Uno contro uno di prima. Tudor, non è facile rientrare in campo dopo più di due mesi in un Inter-Juventus e giocare praticamente tutta la partita. Lui che è stato anche male psicologicamente per i problemi alla caviglia che sembravano non potersi risolvere, si era fatto male a Lecce come detto in settembre, poi la ricaduta a Londra contro l'Arsenal in Champions. Del Piero, Davids, Zambrotta, prova ad andare Zambrotta. C'è sempre Grisco da quella parte, Zambrotta, Materazzi non benissimo, salva il calcio d'angolo Toldo, non era ovviamente un retropassaggio ma un errore quello di Materazzi. Abbiamo visto però che le due ali, sia dell'Inter che della Juventus, sia Zambrotta che Sergio Conceição, quando affondano sulla linea di fondo, creano dei grossi pericoli, è lì che devono lavorare tutte e due squadre, perché sono i momenti, sulle fasce laterali creano veramente dei scompiglio per la difesa. Di Biagio dentro per Vieri, prova a girarla, Vieri ancora per Di Biagio, interrotto però Tudor l'azione. Clarence Seedorf, Grisco, Seedorf, Zanetti lascia scorrere, ingannato anche da un rimbalzo, esce di forza Birindelli, allora c'è fallo fischiato da Borriello. Spiego quello che è successo, c'è stato fallo su Zanetti, in ritardo di Davids, ha dato il vantaggio a Borriello, il vantaggio non si è concretizzato, allora ha interrotto il gioco quando Birindelli è arrivato per primo il pallone sul pallone e ha fischiato calcio di punizione per l'Inter. E Recoba da lì potrebbe anche cercare la soluzione, invece no, calcio di punizione battuto in fretta. Sanetti all'esterno per Conceição, uno contro uno di Conceição, cerca traversone, Buffon chiama palla, la fa sua. 34 minuti 39 secondi, Inter 1 Juventus 1. I pericoli stanno venendo dalla parte destra dell'Inter e dalla parte destra della Juventus. Quando affondano, come già detto prima, quando riescono ad andare via Sergio Conceição e Zambrotta, diventa un pericolo per le due squadre. Il tocco all'indietro di Giuliano,
Buffon preferisce il rinvio lungo, ma c'è Seedorf, non arriva sul pallone, Gresco alle sue spalle. Gresco un po' patito, Zambrotta in questi primi minuti, scivola Gresco, allora possibilità di contropiede per la Juventus, prova ad andare Nedved, c'è Zambrotta a destra, servito in profondità, uno contro uno su Seedorf che recupera, mette in calcio d'angolo, salva la situazione, però Juve pronta in contropiede. Troppo tardi Nedved ha dato la palla a Zambrotta, doveva insistere prima oppure puntare verso il centro ancora, perché ha dato la possibilità di Seedorf di ritornare e marcare Zambrotta. E c'è allora calcio d'angolo per la Juve con i soli Binotti dentro, occhio naturalmente a Tudor, la palla è lì! Esce un altro calcio d'angolo, forse una semplice rimessa al fondo, aveva dato prima a Borriello calcio d'angolo, poi invece si è spiegato, almeno così ho interpretato io. Comunque rimessa dal fondo con Sanetti che parla con il direttore di gara. Ha dato un'illusione ottica, sembrava che il pallone fosse andato verso la porta, vediamo qua, mi pare che è stato Giuliano quello che ha toccato, se non mi sbaglio. Poi Sanetti e no, poi no. Ha toccato Birindelli con un ginocchio alla fine. No, non era lui, si è sbagliato. Toldo per Conceição. Conte. Poi Cristiano Zanetti. Di forza Giuliano su Vieri. Però si gioca veramente con grande forza fisica anche, con grande decisione. Davia Sanetti. Con Cesare. Palla sul sinistro. Di Biagio dentro. Ha cercato l'intuizione per Recoba che però chiedeva il pallone corto, non lungo all'interno dell'area. Beh, dobbiamo dire che la Juventus è un po' a corsa, ripari, ha concertato un po' alcune cose che non stavano andando bene all'inizio di partita. Seedorf è più marcato da Pessotto, non ha più la libertà che aveva prima e di conseguenza il rifornimento stanno diventando sempre più difficile per l'Inter. Conte rischia un po'. Infatti il pallone è conquistato dall'Inter, ha protetto palla Recoba, saltato anche Davids, sempre Recoba, Recoba insiste, troppo, lo prende Tudor, c'era Seedorf libero a destra, prova a ripartire allora la Juventus con Pavel Nedved, gli corre accanto Pessotto, arriva Zambrotta a sostegno, Pessotto sovrappone, Zambrotta scivola, trova lo stesso Trezeguet, l'appoggio lungo per Nedved, aveva cercato di liberare il tiro, poi Gresco, non c'è un attimo di sosta. Appena le squadre si rilassano c'è subito la possibilità di un contropiede, grande pressione sui portatori di palla, rimessa laterale, ancora un giro dalle panchine, ancora Marco Nosotti vicino a Cooper. Marco. E Cooper è molto sconsolato, o meglio, scuote il capo disapprovando la posizione di Recoba quando si accentra troppo e ritarda il recupero, gli chiede un grande lavoro in fase difensiva e poi di non portare palla ma di scaricare in fase offensiva sul Seedorf. Glielo sta dicendo, Zanetti ha recuperato un'altra palla, la perde Nedved, Zanetti torna, calcio di punizione, Martina Maestri, Martina. Un Lippi abbastanza agitato rispetto al suo solito, proprio poco fa ha chiesto a Del Piero di aprirsi un po' di più sulla sinistra e poi ha detto giocate con più calma, ragionate un po' di più. Sì, perché c'è molta foga, c'è molte sbaglie, c'è la nemica, la fretta la nemica da professione, naturalmente sta succedendo anche questo. Prova ancora Seedorf a mettere dentro il pallone. Qualche errore, ma è anche naturale, si è giocato un ritmo infernale per 39 minuti, adesso le squadre potrebbero anche prendere un po' fiato, hanno provato anche a farlo, ma appena provano poi c'è sempre una possibilità da costruire. Fallo intanto ai danni di Del Piero, mentre avete visto un certo predominio della Juve nel possesso palla, costruito soprattutto nell'intervallo di tempo durante il quale la Juve ha dovuto inseguire l'Inter dopo il gol di Seedorf, non molto ma comunque importante. Seedorf protegge palla dopo il tocco di Zambrotta che sta giocando una grande partita da quella parte. Trezeguet dopo l'errore clamoroso di Gresco, un po' in difficoltà Gresco, ancora Juventus, Nedved cerca uno spazio per Davids, prova il sinistro Davids, trova Trezeguet, fuori gioco, calcio di punizione, Gresco mi sembra un po' in difficoltà, ha difficoltà a prendere Zambrotta ed è poco tranquillo nei rilanci. Infatti io penso che la Juventus deve insistere, perché quando si trova una miniera d'oro deve sfruttare la miniera. La miniera d'oro è quella parte là, come l'inizio doveva essere per l'Inter la parte di Conceição, che poi Lippi molto intelligentemente ha cambiato invertito gli uomini, le marcature di quella parte. La Juventus deve insistere su Zambrotta, perché Zambrotta sta mettendo in grossa difficoltà Crespo. Preso una botta al braccio Clarence Seedorf, Lippi lo voleva alla Juve, poi lo volle all'Inter. Seedorf, come detto, tornato a pieno regime. Ecco il replay dello scontro con Zambrotta. Mentre c'è Lippi, mentre qui rivediamo l'uno contro uno con Seedorf che protegge il pallone, che sta dando ancora indicazioni a Birindelli.
Ma quello che ho capito io, mi sembra che sta a dire lui di insistere di entrare in profondità sulla fascia sinistra. Quello che sembra a me, perché Ridella è molto veloce, può mettere in difficoltà il reparto destro dell'Inter. E c'è un'altra mossa importante di Lippi. Conte intanto sfiora il pallone e trova Buffon. Dicevo, la mossa importante di Lippi è che proprio Conte, che vediamo inquadrato, si è messo davanti alla difesa, nella posizione che in passato è stata di Tudor, sempre nella Juventus quest'anno, perché evidentemente Lippi nei primi minuti si è accorto che l'Inter andava dritto in porta, proprio centralmente, sfruttando una certa lentezza dei due alti della Juventus, prima Thuram Juliano, poi Tudor Juliano. Insiste ancora la Juventus, prova sempre con Zambrotta, si accentra, prova il sinistro sul fondo, non di molto. Zambrotta, con un'azione così in Coppa Italia, si è sbloccato dopo molto tempo e ha segnato il suo unico gol fino adesso stagionale. Avete visto l'azione ancora, Zambrotta che sta diventando l'uomo pericolosissimo della Juventus. È lì che deve insistere la Juventus, perché dicevi giustamente tu prima, nel centro dell'area della Juventus c'era questo problema di lentezza. Tanto è bello che Recoba, che era leggermente dietro a Vieri, riusciva a mettere un po' in difficoltà. Ha messo in difficoltà anche Turan all'inizio. Pallone per Javier Zanetti, riesce a controllarlo. Di Biagio. Materazzi, ricomincia da Gresco, ancora un erroraccio di Gresco, pallone di Pessotto che ha anticipato Secco Seedorf, poi Trezeguet va giù, si prosegue per il vantaggio, c'è Davids, Trezeguet toccato duro e allora Davids mette il pallone in fallo laterale, tre fischi del pubblico di fede nerazzurra e c'è ammonizione per Di Biagio, prima ha dato il vantaggio e poi ha ammonito Gigi Di Biagio, il direttore di gara. Fabio, c'è stato già un battibecco tra Di Biagio e Conte prima, alcuni minuti prima, perché è stata un'entrata Di Biagio con l'entrata, però io non so, forse... Beh, da casa possono giudicare, sì, infatti. Se questo intervento fosse sul pallone oppure se fosse troppo in ritardo sul giocatore, quindi si arrecasse danno e pericolo per l'incolumità dell'avversario. Comunque non c'era forse cattiveria qua. Un intervento particolarmente pericoloso, lasciamo solo ricordare, anche se non c'è cattiveria, sì, può essere sanzionato con la munizione, così come una serie eventuale di interventi. Chiedo bene. In caso invece di intervento volontario che reca pericolo all'avversario, c'è addirittura la possibilità del cartellino rosso. Questo secondo una nuova direttiva data agli arbitri italiani, ma più in generale anche agli arbitri europei. Pallone per Davids. Si gira e cerca Del Piero, attaccato da Cordoba. Ieri fermato da Juliano, un gioco pericoloso, calcio di punizione per l'Inter, inquadrato Marco Juliano. C'è Del Piero che è come ho già detto, in una mossa difficile, lui è molto anticipato da Cordoba che è velocissimo, Zanetti è in grande forma, lui sta giocando in questa posizione non credo che siano, mentre vediamo il fallo di Birinelli. Di Birinelli su Conceição che chiede l'ammonizione, fallo segnalato dal collaboratore di Borriello, di Sacreta e Stevanato, sono i due collaboratori. Si allontana Birindelli, calcio di punizione per Alvaro Recoba. Sana! I soliti dentro. Palla tagliata, stava per sbucare Materazzi, ha messo fuori Tudor. Ancora Recoba. Devi attendere perché è salita in fretta la difesa della Juventus, ha messo fuori gioco un paio di giocatori dell'Inter. Seedorf ricomincia da Grisco, cercato Di Biagio, al volo Di Biagio, provato una cosa difficilissima col pallone che rimbalzava così. Sì, tante volte si presenta un'occasione così, con la palla proprio nel momento buono per il tiro, chiaramente anche se allontana un giocatore deve tentare un tiro, perché potrebbe anche uno sbaglio nel tiro potrebbe essere fatale per i portieri. Non si cerca la potenza in quei casi, no? Correggimi se sbaglio, si cerca più che altro il pallonetto, magari la palla, sì, parabola. C'è ancora la Juve che prova sempre dalla stessa parte, cioè a destra con Zambrotta, arriva la sovrapposizione di Pessotto, Zambrotta tiene palla, ancora si accentra, si allunga un po' il pallone, Cristiano Zanetti non lo raggiunge, Davids ci deve pensare su, non lo molla con Seisao, commette anche fallo, calcio di punizione, ultimo giro di orologio di uno splendido primo tempo, 1-1 tra Inter e Juve. Saranno due, mi informa Claudio Rigoni, i minuti di recupero. C'è Davis e Birindelli che costringe con Seisao a lavorare di più in difesa. Vedete,
deve ritornare da Monforte alla difesa, e questo cosa comporta? Comporta una fatica venuta in più. Ecco la conferma. Igor Tudor ha battuto il calcio di punizione, ha cercato Del Piero, un po' defilato, arriva a raddoppio. Del Piero tiene palla, contro due, vuole passare, non ce la fa, la rimessa laterale è per la Juventus. Aveva raddoppiato questa volta con Seisao. Sanetti tiene d'occhio in maniera particolare proprio Del Piero quando cerca spazio a sinistra. Ancora Del Piero, il pallone morbido, traversione di Birindelli. Ieri prova a metterla giù, l'anticipo di Davids che sta giocando un bellissimo primo tempo. Poi l'arbitro ferma il gioco perché ha subito un colpo al volto Materazzi. In questo caso è consigliato ai direttori di gara di interrompere il gioco. Cordoba si arrabbia perché probabilmente ha visto una gomitata, un colpo proibito. Si rialza Marco Materazzi. Dobbiamo dire, hai ragione tu, Davi sta giocando con un grande determinazione, con un grande grinta, sta veramente facendo un po' quasi la differenza a centrocampo, perché lui è un po' quello che ha recuperato un po' di più per la Juventus del centrocampo, perché era in difficoltà. Vi facciamo vedere tutto, avete visto anche che Materazzi è rimasto colpito da una testata involontaria di Zambrotta nello scontro precedente. Ultimo giro di orologio, anche dei minuti di recupero. Tudor, Birindelli. Dentro per Davids, Cordoba ha cercato l'anticipo, Cristiano Zanetti, Cristian Vieri, fa girare per Seedorf, recupera Zambrotta, Seedorf per Cristiano Zanetti, cercato Gresco, questa volta non è colpa sua, c'è l'anticipo di Trezeguet, il pallone è per Antonio Conte. Mi dà l'impressione, Fabio, che la Juventus ha preso tutte le misure. Pavel Nedved, la verticalizzazione ancora per Zambrotta, deve uscire per l'ennesima volta Materazzi da quella parte. Gresco ha visto poco e anche male, Zambrotta lì su quella fascia l'ha sofferto molto. Borriello manda tutti a prendere un tè caldo, ce lo meritiamo tutti perché è stato un primo tempo bellissimo, veramente bellissimo, soprattutto con una fase iniziale di grande ardore. Primo tempo che si chiude sull'1-1, vediamo subito le statistiche conclusive di questi primi 47 minuti di gioco. Lippi ha ritrovato un po' di tranquillità, più possesso palla della Juve, Inter pericolosissima nei primi minuti, anche un po' sfortunata sul palo, autopalo di Thuram prima che uscisse. È stato, come detto, un primo tempo bellissimo. Ci fermiamo per un attimo, ma avete tempo proprio per nulla praticamente, perché poi Inter-Juve ricomincia più forte di prima. A tra poco. Ancora insieme in diretta da San Siro, match in equilibrio 1-1, Seedorf, Trezeguet i marcatori, alla fine superiore possesso della Juve, la partita l'ha costruita soprattutto l'Inter, che però si è fatta sorprendere in occasione del gol di pareggio da Trezeguet. Proprio un'osservazione su questo gol del nostro Ghisoni, vediamo. Aveva rischiato parecchio l'Inter già nel derby, nel primo tempo semicornata a botta sicura di Osemari. La situazione con la trama juventina si è ricalcata, si è ripetuta proprio questa sera. Questa volta è Materazzi ad uscire nel disimpegno alto su Nedved, lasciando un varco centrale alla Juve che in questo momento sembra abbastanza ininfluente. Poi si sviluppa l'azione, ancora una volta Gresco, come gli è capitato un po' troppo spesso, andrà a vuoto. Zambrotta metterà in mezzo un buon pallone molto invitante. Materazzi ancora un po' emarginato in fase di rientro. Trezeguet, queste occasioni a centro area in parità numerica non le sbaglia quasi mai, come ha ricordato giustamente Fabio Caressa. 18° gol in campionato, tutti in area di rigore. Giorgio. Perfetto, si riparte allora da questo gol di Trezeguet che ha pareggiato quello iniziale di Seedorf. Avete visto la Juventus già in campo, la torniamo da Fabio Caressa in postazione commento. Fabio. La Juve già in campo, l'Inter vuole parlarci un po' su con Hector Cooper. Adesso sta rientrando in campo l'Inter. Secondo te potrebbe cambiare qualcosa Cooper, soprattutto lì in fascia dietro a sinistra? No, te lo dico subito perché è rientrato Gresco. Infatti, no, io pensavo che potrebbe fare una tentativa con Callon, perché Callon si muove molto, dà possibilità, eccolo qua inquadrato, che dà possibilità di muovere un po' la difesa e dare spazio più a Vieri. Ma se non è dello stesso parere, forse Cooper ha pensato bene. Allora, ha cambiato nel corso del primo tempo un po' l'assetto la Juventus, che adesso sta giocando con Buffon in porta. Pessotto è a destra, Birindelli invece gioca a sinistra. I due centrali sono Tudor e Giuliano. A centrocampo uno strepitoso Zambrotta, Conte, Davids, Nedved dietro Trezeguet e Del Piero. 4-4-2 per l'Inter, Toldo, Sanetti, Cordoba, Materazzi, Gresco che viene incitato moltissimo dai suoi compagni. Poi con Seisao, Di Biagio, Zanetti, Seedorf, anche lui ottimo nel primo tempo. Davanti Vieri e Recoba.
tutto pronto, vediamo se si ricomincia con lo stesso ritmo con il quale si è cominciato il primo tempo. Il boato che sentite è perché Toldo ha allontanato un'arancia dal campo tirandola dietro la porta, è stato un po' beccato dai tifosi della Juventus. Adesso a grandi falcate uno dei due guardaline va dietro la porta di Toldo proprio per controllare le condizioni della rete, lo state vedendo, proprio perché sono arrivati un po' di arance, non moltissime per la verità, qualche frutto, dove c'è anche una mela forse, e adesso anche un petardo, e questo è molto più grave perché quei petardi lì possono veramente mettere in difficoltà un portiere e poi soprattutto non danno tranquillità. C'è stato un buco, ha fatto un buco il petardo, sono stati sparati due petardi, uno prima della partita, uno adesso in area di rigore, ci sono due buchi sul manto erboso, eccoli qua, pensate che pericolo, pensate anche che cretini quelli che l'hanno tirato. Oltretutto adesso l'arbitro sta andando a verificare. Ma per forza, ha ragione, perché ovviamente Toldo non può che essere preoccupato. Guardate, c'è ancora il fumo, guardate, incredibile. Io veramente non finisco di sorprendermi. Ma dopo un primo tempo così bello, dopo aver detto che questo era un grande spot per il calcio italiano, arrivano queste cose veramente inqualificabili, proprio shock in generale. In questo caso qua, quando succede queste cose, sono i tifosi della Juventus facendo, bastava un giocatore della Juventus andare là a chiedere di serenizzare un po' gli animi, perché tante volte ma poi a prescindere da chi sia stato, nel primo tempo c'era Buffon lì, è arrivato un petardo lo stesso. Lo so, infatti, purtroppo disgraziatamente ci sono questi tipi che non capiscono che si possono succedere tante cose. La panchina della Juventus è alzata tutto per fare riscaldamento. Però si gioca, questa è la cosa più importante. Borriello è pronto? E si parte. Materazzi allarga subito per Conceição, una partita fortissima all'Inter nel primo tempo. L'anticipo di Giuliano, colpo di testa di Birindelli, Davids, poi Conte, Cordova, Zanetti. Conceição, Recoba cerca la profondità, c'è intervento falloso di Birindelli che aveva lasciato partire con Conceição che termina a terra toccandosi la gamba. A me è sembrato che, vediamo un po', eccolo qui l'intervento di Birindelli, mi era sembrato avesse toccato più che altro con un braccio, invece anche con le gambe ha toccato con Conceição che poi è andato in torsione, per questo forse si è fatto ancora più male. Sì, forse le ha stortato il ginocchio, qualcosa del genere, perché non si alza il giocatore, non quello che sta facendo scena. Ha fatto un gesto abbastanza preoccupante. Avete sentito Recoba chiedergli ce la fai o non ce la fai, ce la fa o non ce la fai. Ce la fa, per fortuna, per lo sport, con Conceição che si è rialzato, nulla di grave. Calcio di punizione per Recoba, palla tagliata, messa fuori con il volto da Birindelli. Poi saltano in due dell'Inter, Cordova e Materazzi. Recoba di prima per Conceição che ha già recuperato, cerca il traversone in precario equilibrio, riesce a guadagnare un buon calcio d'angolo per l'Inter. 1.41 sul cronometro, 1-1 tra Inter e Juve. Si vede chiaramente che Cooper ha dato ordini all'Inter, ai suoi giocatori, di puntare molto su Sergio Conceição, perché nei primi minuti della partita è stato quello che ha creato difficoltà. Va Recoba, grande mucchio in area, Di Biagio stava per saltare, è stato anticipato, prova ad arrivare Del Piero, Conceição all'indietro, Seedorf su tutta la difesa della Juve che esce all'indietro allora per Toldo, era braccato da almeno un paio di giocatori juventini. Prova ad andare di testa Tudor, ha commesso fallo Vieri secondo Borriello, calcio di punizione. E lì è una bella lotta tra Vieri e Tudor, perché due fisici veramente, guarda qua, ma Vieri veramente non ha fatto niente. Questa volta francamente pare proprio così. Forse ha punito un movimento Borriello, però insomma, era molto vicino. Pessotto, Nedved. Ha subito fallo Nedved. Qui si arrabbia un po' il pubblico dei tifosi nerazzurri, calcio di punizione per la Juve, un po' di replay dell'intervento. Un po' di battibecchi.
diceva di no Materazzi. La Juve ha già battuto. Davis fa scivolare il pallone per Birindelli. Sinistro, Seedorf protegge palla. Buono l'aggancio sull'attacco di Zambrotta, buona anche l'apertura. C'è Vieri nello spazio, Tudor chiude. Giuliano sceglie bene il tempo. Materazzi, Giuliano è a terra, è caduto male. Conte è ancora a terra. Giuliano, se ne accorge Conte che mette il pallone in fallo laterale. Si vede che Tudor non è al 100% perché non ha tempo con il saltare. Salta, vince duello di testa perché è più forte, più alto, eccetera, eccetera. Però dico, guardate qui Giuliano come è caduto, non ha trovato l'appoggio nella schiena di Biagio e vedete come è caduto bruttissimamente con la fondo schiena per terra. Sul Kocic, famoso capo indiano? No, non è lui. Però è una parte del corpo che quando viene colpita fa malissimo. 4 minuti sul cronometro, 1-1 tra Inter e Juve. Borriello sta cercando di chiedere collaborazione a tutti i giocatori, chiede di non accentuare i falli, chiede insomma un po' di aiuto in questa partita delicatissima. Ha restituito il fallo laterale l'Inter. Io non capisco perché una squadra quando restituisce la palla non dà al portiere avversario. È un gesto anche di educazione, ma io parlo per tutti, non parlo per questo esempio di adesso. Birindelli cerca la profondità, c'è l'anticipo di Di Biagio su Nedved, si arrabbia Di Biagio ancora con Borriello. La rimessa laterale è stata comunque per la Juve, questo è il replay. Di Biagio sosteneva che Nedved aveva messo davanti il piede più che per prendere il pallone, per proteggerlo e prendere il fallo. Questo è quello che sosteneva Di Biagio. Apertura con palla che si perde in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Inter, un po' più contratte le squadre che sentono adesso che la partita è in grande equilibrio. Zambro prova a portare avanti il pallone, la chiusura ancora di Materazzi che è andato a raddoppiare un numero infinito di volte su Grisco. Zanetti, Vieri, vuole farla girare Vieri, protegge palla su Davids, non c'è stato lo spazio per dare pallone a Conceição e poi Vieri guadagna calcio di punizione sull'attacco di Nedved. È un po' difficile ma amministrare il pallone perché tutti i giocatori hanno una grinta, una pressione incredibile sui portatori di palla. Clarence Seedorf, uno contro uno. Seedorf vuole rientrare sul destro, poi va sul sinistro, palla sul primo palo. Buffon aveva tagliato fuori bene con Recoba. Tudor aveva protetto tra palla e porta, tagliando quindi fuori l'attaccante dell'Inter. Movimento anche sulla panchina dell'Inter adesso, il primo ad alzarsi è stato Ventola, anche Simic mi pare e Farinosi si stanno scaldando. Pessotto, tocco di Zambrotta, Conte prova a far proseguire per Del Piero, arriva Zanetti, c'è stato uno scontro tra Materazzi e Conte, con Conte che è rimasto a terra. Il braccio? Sì, la spalla credo. Sì, braccio spalla, sì. Caduto male forse? Sì, è probabile un calcio, probabilmente il contatto con il terreno, adesso lo vedremo. Lippi controlla, sono un po' aumentati gli scontri, non tutti volontari, non tutti cattivi. Io non vorrei dire una cosa, eccolo qua, appestato, sì. È andato giù proprio con il braccio, vediamo un po'. No, ha preso un colpo, un calcio, ma Materazzi involontario, Materazzi è atterrato involontariamente sul braccio di Conte, non si è fatto male col braccio di protezione della caduta ma sull'altro. Beh, non dobbiamo sottolineare un aspetto molto importante, che i tacchetti affondano praticamente nella carne, non è che può fare ferita però fa molto male perché va in profondità. Guardate qua come è caduto naturalmente Materazzi. Prevedo, Fabio, io non so, potrei prevedere una sostituzione di Del Piero fra non molto, eh. Addirittura? Sì, perché non vedo lui in miglioramento, vedo che tutta la panchina sta scaldando. Già contro Bologna Lippi l'ha tolto, ha messo Zalagetta. Seedorf fermato, Davids all'indietro per Buffon, stava per avventarsi Vieri. Materazzi, poi Di Biagio. Gresco è preoccupato, Gresco perde un altro pallone, si vede proprio che arriva preoccupato sul pallone. Zambrotta, poi ritorno di uno strepitoso Clarence Seedorf. Bella l'apertura per Conceição, prova a salire Conceição. Javier Zanetti
ancora Seedorf, arbitro, e possibilità di contropiede per la Juventus, che lo spinge con Pessotto, corridoio per Del Piero, Trezeguet, la palla in mezzo, Toldo. Era una bellissima palla che se ne... fuori gioco. Fuori gioco di Vieri, il pubblico protesta, perché la segnalazione guardaline è arrivata in ritardo, anche qui bisogna spiegare. Il guardaline prima di segnalare aspetta di vedere dove finisca il pallone. Il pallone è finito a Vieri, e allora Vieri, che era partito secondo il collaboratore dell'arbitro, lo vedete, in posizione irregolare. Guardaline qui deve aspettare di vedere dove va il pallone, quando poi vede dove va il pallone sale con la bandierina. Anche questo qui è un equivoco, bisognerebbe dire che quando è fuori gioco non se ne parla più. Sono anni che se ne parla. Trezeguet, Nedved. Palla all'indietro, Davids in area di rigore, contatto, si gioca sul pallone Materazzi, che poi va a riprendere Davids, che si allontana senza reagire. L'arbitro era molto vicino a Fabio, era a mezzo metro dall'azione. La Nedved prova a ripartire ancora la Juve, cerca attraversione Nedved dentro per Trezeguet, Materazzi con un braccio scivolato, involontario, fa ampicenni Borriello, Pessotto, Conte, adesso rivedremo tutto, Pessotto, vuole il traversone Pessotto, lo cerca morbido per Del Piero, mette giù il pallone Del Piero, un po' di confusione in area di rigore dell'Inter, Del Piero, non passa il pallone per Trezeguet, allora prova a ripartire ancora Materazzi per l'Inter, il suggerimento è profondità per Vieri che lotta, buono Tudor. Sì, Tudor ha messo a posto un po' il centro della difesa, la partita sta prendendo fuoco Fabio. Ancora Gresco che prova ad arrivare sul pallone, c'è Trezeguet, Gresco con un fallo, calcio di punizione, clima terribile, guardate che occhiata di Gresco che sente molto, forse anche troppo, l'incontro. Incredibile, la partita sta prendendo ancora più fuoco del primo tempo. La Juventus sta facendo molto sotto l'Inter in questo momento. Pronto a battere Pavel Nedved, il calcio di punizione. Tutti dentro i giocatori della Juve. Va Nedved sul secondo palo, mucchio, Toldo. Sì, ha colpito quasi basso, quasi a mezza altezza, perché il pallone è venuto basso, non ha potuto imprimere potenza. Vedete qua il replay, il colpo di testa, vedete qua, ecco, nel mucchio ha provato Giuliano, il pallone è stato trovato da Toldo, poi Birindelli, la palla in fallo laterale, appena la partita ce lo consentirà, perché c'è un ritmo veramente intensissimo. Vi faremo rivedere le due occasioni precedenti, in particolare la prima, direi quella del contatto Materazzi-Davids. Materazzi, bisogna dire che Davids non ha protestato, Materazzi lo ha ripreso. Eccolo qui. Noi in genere non ci pronunciamo, no. Io allora voglio ricordare la regola. Dovete giudicare se il pallone toccato da Materazzi era prendibile da Davids o meno, se il contatto ha recato danno a Davids o meno. Di sicuro c'è, perché si vede nettamente dalle immagini, che Materazzi entra sul pallone, tocca nettamente il pallone. Il resto giudicatelo voi. Calcio di punizione di Recoba. Palla tagliata, prova ad avvitarsi Cordoba, si è rimessa dal fondo. È stato molto bravo Trezeguet qua, che lo ha contrastato. Altro replay. Io vi ricordo ancora la regola, è importante ricordarlo. Tanto poi vediamo il fallo di mano. Guardate l'uno contro uno Materazzi Davids. Questa è l'occasione precedente, scivola Materazzi. In questo caso mi sembra di poter dire nettamente involontario il fallo di mano. L'occasione precedente, dovete stabilire se Materazzi aveva allontanato il pallone in maniera significativa toccandolo, o se è stato arrecato danno a Davids. Se a Davids non è stato arrecato danno perché il pallone non era prendibile, non è rigore. In caso contrario potete giudicare che lo sia. Pallone toccato verso Davids, che allunga ancora verso Conte. Palla in verticale per Nedved, l'anticipo di Materazzi, palla per Cristiano Zanetti, l'apertura è per Recoba, fuori gioco. Sì, Borriello però... va a riprendere Recoba, che ha calciato ugualmente verso la porta. Anche in questo caso il guardalina era perfettamente in linea, ma così mi sembrava, con l'azione. La posizione di Recoba è stata sanzionata. Marco Nosotti da bordo campo. Marco, ci sono riferimenti specifici? Attenzione, vediamo questa palla che sta... La colpisce Cordoba, favorisce Nedved dentro per Del Piero, fuori gioco anche lì, vai Marco. Volevo dire,
Cooper sta richiamando l'attenzione di Seedorf, deve dare una mano in copertura a Gresco, ma soprattutto la posizione di Recoba, ancora viene richiamato indietro in modo da girare anche dietro a Vieri partendo leggermente arretrato. Sta cercando Alex Del Piero di mettere un segno su questa partita, ha avuto l'occasione per farlo nel primo tempo. Pallone quasi per Vieri, è uscito Giuliano. Birindelli per Davids. Ancora Davids. Lascia sul posto due uomini. In verticale Davids, inseguito da Seedorf, che alla fine lo contiene. Córdoba. Ancora Seedorf. Con Seisao. Aggira Nedved. Parte con Seisao, poi cede a Seedorf. Gresco in movimento a sinistra, non si fida Seedorf. E forse non l'ha visto, Materazzi invece sì. Gresco. Gresco. Nedved torna. Zanetti ha provato centralmente, non ce l'ha fatta, contropiede spinto da Del Piero, uno contro uno su Córdoba, è il più veloce negli 80 metri in Italia, lo ha ripreso, non c'è fallo secondo Borriello che sta arbitrando all'inglese, lascia giocare, secondo lui c'è stato un uno contro uno, hanno spinto tutti e due, rimane a terra Del Piero, l'Inter prosegue l'azione dalla parte opposta, la finta di Vieri, Recoba prova a girare, non riesce a chiudere l'1-2, allora prova a ripartire ancora la Juventus, Tudor vede Del Piero a terra, mette il pallone in fallo laterale. Da persone Fabio che ha stortato la caviglia, la caviglia è quello che le sta facendo male sicuramente. Eccolo qua, ha girato, ecco praticamente play, sì, ha un po' girato la caviglia, c'è stato anche vedete che i due spingono, poi forse scivola un po' sulla caviglia Alex Del Piero, che con questa partita raggiunge 216 presenze alla Juventus, supera Sivori. Caviglia. Si è visto chiaramente che il peso del corpo l'ha appoggiato, l'ha stortato la caviglia. Ho paura che speriamo di no, ma per lui naturalmente, ma non parliamo che poi dicono già hai detto che usciva, sennò amici juventini dicono che portiamo un po' a Roma. No, non è questo. Io dicevo per la prestazione che era in difficoltà sia con Zanetti che con Córdoba. Infatti si è visto questa, lui era leggermente in vantaggio sul pallone, ma Córdoba lo ha raggiunto e poi naturalmente è voluto il fallo. Sembra dolorante Alex Del Piero, in questo caso può essere applicato naturalmente lo spray magico antidolorifico, poi può anche essere rafforzata la fasciatura a bloccaggio della caviglia. Davids. C'è Di Biagio che ogni volta che entra su Davide dà tre botte di dietro, vedete che se Davide sta zoppicando. Eccolo qua lo spray magico, Pessotto, ha sbagliato. Cristiano Zanetti dentro per Vieri. Vieri la mette giù. Uno contro uno in area di rigore. Lo hanno fermato Tudor e Giuliano. Grande prestazione di Tudor che ha acquistato sicurezza nel centro dell'area. Con l'uscita di Turan veramente ha preso un po' in mano il centro dell'area. Ancora Tudor cambia tutto e cerca Nedved. Birindelli. Sta per entrare Del Piero che stringe i denti. Meno male, così almeno non diranno che noi siamo colpevoli. Nedved ricomincia, Davids. Tiene palla Davids, poi la allarga, il pallone era proprio per Del Piero che sta provando, non mi sembra meglio della condizione. Sì, è ancora dolorante sicuramente. La rimessa laterale intanto è per Zambrotta, uno contro uno su Gresco. Possibilità per Pessotto di crossare, mette fuori Materazzi. Tudor. Davids. Birindelli. Conte, Trezeguet in qualche modo cerca di anticipare Córdoba, il pallone è favorevole a Conceição, ricomincia da Javier Zanetti, Córdoba, prova ad andare Córdoba, fermato da Nedved, calcio di punizione, un po' più stanche le squadre in questo secondo tempo, la partita si mantiene comunque bella ed equilibrata, 18 minuti 1-1. Sì, effettivamente i falli stanno avvenendo un po' di più adesso perché chiaramente c'è una maggiore, c'è stata molta spinta nella prima parte. Pallone aperto per Conceição, prova ad andare uno contro uno, cerca attraversione verso il centro, via risale, tocca di testa, Clarence Seedorf. Ancora Seedorf, prova a metterla in mezzo, deviazione, Davids. Apre per Trezeguet, palla un po' lunga, Trezeguet non può raggiungerla, allora c'è rimessa laterale per l'Inter. Ah, che va fuori Trezeguet. Va fuori Trezeguet, ha accusato male, ha fatto un segno di cambio lì, se non mi sbaglio. Ai ai ai. Sì, sì, mi dà impressione di sì Fabio. Un po' sfortunata la Juve, il terzo infortunio in questa partita.
Del Piero, Thuram prima, adesso Trezeguet. Ha chiesto il cambio Fabio. Adesso andremo da Martina Maestri, Buffon sbaglia il rinvio. Colpo di testa di Seedorf, palla in fallo laterale. La rimessa in gioco è per la Juve, Martina Maestri da bordo campo. Martina. Allora, al momento Trezeguet non ha detto che cosa, ha semplicemente fatto cenno appunto che ha bisogno assolutamente del cambio, dovrebbe entrare al suo posto Amoruso. Le due soluzioni in panchina per le due punte sono Nicola Amoruso e naturalmente Marcelo Salaceta. Corricchia Trezeguet, intanto ha sbagliato Materazzi, la rimessa laterale per la Juventus. Zambrotta dentro per Nedved, cerca il traversone contro due uomini, primo palo, Cordoba in anticipo, ancora fallo laterale sempre per la Juve. Non si capisce esattamente cos'ha, se ha il ginocchio, perché ha toccato il ginocchio poco fa Trezeguet, non si capisce bene cos'ha. Pallone per Zambrotta, Gresco con un fallo, calcio di punizione per la Juve. Adesso Tudor chiede di alzare la palla in aria, ecco, vedete, Tudor sta facendo un po' troppo, sta facendo un po' tutto, sta difendendo, attaccando. Calcio di punizione affidato a Nedved, sono saliti tutti. Trezeguet, Tudor, Giuliano, Del Piero, Zambrotta, Conte in area di rigore. Calcio di punizione di Nedved, lungo, Materazzi. Poi con Seisao prima di Davids, Birindelli, allarga per Del Piero che non ce la fa. Quasi pronto, Nick Piedecaldo, come veniva chiamato la Sampdoria per la sua espressione da divo del cinema, dicevano i suoi compagni di squadra. Pallone allungato per Seedorf. Crisco, il riferimento naturalmente era un film di Paul Newman. Seedorf. Poi il pallone per Conte. Davids. Con Seisao, ha sbagliato Davids, forse il suo primo grave errore della partita. Con Seisao cerca il traversone per Ghieri Pessotto, allontanato Gresco, poi c'è il tocco ancora di Pessotto che si è trovato sulla traiettoria del pallone, evita il calcio d'angolo, anche il fallo laterale. Trezeguet quasi zoppicando, Gresco a proteggere il pallone, la rimessa laterale per la Juve e arriva anche, non ancora, il cambio stava per arrivare. Materazzi, Gresco, Seedorf, Gresco, fallo ai danni di Cristiano Zanetti, fallo di Antonio Conte, c'è cartellino giallo, applausi per il direttore di gara un po' ironici perché secondo il pubblico dell'Inter Conte ci ha reso protagonista già di alcuni interventi duri, avrebbe meritato prima cartellino giallo. Problema al ginocchio, sulla corsa, potrebbe essere un dolore anche muscolare sopra il ginocchio. Magari senti un po' il menisco che punge, tanto per intenderci, oppure proprio un problema muscolare, come dicevo, perché è stato un risentimento sull'ultimo allungo, quello per cercare di raggiungere un pallone che andava in fallo laterale. Calcio di punizione per l'Inter, 22 minuti sul cronometro, Ricoba. Cerca l'area di rigore, Ghieri! Non arriva di un soffio e neanche Materazzi. Sì, Tudor si è buttato sul pallone, ma il pallone è venuto più proprio in testa a Vieri, che non è riuscito a sfiorarlo, gli è passato sopra la testa. Possiamo rivedere, ecco l'azione, vediamo un po'. Avete visto anche i motivi della protesta di Cordoba, che è andato dall'arbitro dicendo che Amoruso gli aveva trattenuto la maglia, come poi si è visto. Materazzi di testa, mentre Borriello cerca di essere sempre vicino all'azione. Cercato Recoba, chiuso da Pessotto, si gira Tudor. Centrale suggerimento per Conte. Conte in qualche modo riesce a intervenire in mezzo a due, si lotta disperatamente sul pallone. Di Biagio, arriva Nedved e alla fine c'è fallo, calcio di punizione. C'è un po' di stanchezza, chiaramente ci sono falli anche stupidi, falli anche gratuiti. Prova ad andare con Seisao, cerca di accentrarsi, perde palla, fa muro a muro con Birindelli, poi rinvio di Davids. Ha cercato Nedved in profondità, è arrivato il colpo di testa di Cordoba, prova a inseguire il pallone Del Piero, si ricomincia da Gresco. Cercato Recoba, Tudor, Zambrotta, poi Amoruso. Lancio di Amoruso per Zambrotta.
La rimessa laterale è per l'Inter. Marco Mosotti da bordo campo. Marco. Poco fa Cooper si è rivolto a Recoba per chiedergli se ce la fa. Dobbiamo ricordare che ha ricevuto un colpo durante il derby e poi gli ha chiesto di stare molto più vicino a Vieri. Ha recuperato in effetti Recoba da un problema muscolare in settimana. Prova a girare ancora Vieri. Nedved allontana il pallone, il fallo laterale. Adesso sembra che l'Inter voglia premere un po' di più. La Juventus, anche per i tanti problemi fisici avuti nel corso della gara, sembra un po' stanca. Zambrotta. Dobbiamo dire di una grande prestazione di Dutturo, perché inizialmente aveva ancora uno scontro fallo di Biagio. Adesso fischia tutto Borriello perché ha capito che i giocatori stanchi commettono più falli e c'è il rischio che la partita si incattivisca. Sì, infatti, questo è la stanchezza, sta facendo commettere dei falli stupidi, ritardi sul pallone, naturalmente sull'intervento, e questo comporta falli. Sta preparando ancora una parte della panchina della Juventus. Cercato in profondità Del Piero intanto. Davids. Prova un suggerimento centrale, stanco anche Davids. Poi ritrova il pallone sull'attacco di Amoruso a Zanetti. Davids ancora, l'apertura per Nedved, uno contro uno in area di rigore. Vuole il cross, deviato. Prova a uscire con Seisao. Il tocco è per Cristiano Zanetti, cerca l'apertura di prima per Recoba. Tudor. Ancora Cristiano Zanetti, è intervenuto Conte. Poi Cordoba e alla fine Javier Zanetti sulla pressione di Nedved. Zanetti prova a prenderlo in velocità. Va via Javier Zanetti. Prova ad accelerare Zanetti. Centrale suggerimento per Recoba. Recoba prova addirittura la conclusione. Vabbè, ma troppa pretesa questa qua. 35 metri. A meno che Buffoni stesse telefonando a casa. Perché... Però lui così ha segnato con il Brescia e con l'Empoli. Con il Brescia la prima partita a San Siro. Vabbè, comunque... non è una regola, perché questo lì si deve tirare quella posizione, è un po' difficile. Ha un bel tiro Recoba, dobbiamo considerare questo. È pronto a rimettere il pallone in gioco ancora Ivan Ramiro Cordoba. Recupera. Segue attentissimo. Forse cerca anche qualche punto debole negli avversari. Amoruso prende palla. Il suggerimento è per Del Piero. Prova ad andare Del Piero uno contro uno. Del Piero contro Cordoba. Cordoba lo... questa era, secondo me era fallo questo qua. Io non posso... c'è fallo secondo Borriello. Secondo me io posso sbilanciarmi lì. Sicuramente Del Piero ha fatto una bellissima finta. Guarda qua. L'ha tenuto il piede, si... ha toccato con il piede sinistro. E ha toccato anche il ginocchio destro. Borriello qui probabilmente ha ritenuto che Del Piero si sia lasciato andare. Del Piero è perplesso. Io di Toldo sta preparandosi Mohamed Kallon e dunque potrebbe prendere il posto di Recoba, sembra un po' stanco in effetti. Birindelli, Del Piero, Davids, cerca ancora Nedved, uno contro uno in Nedved, trova Del Piero, viene a cercare qualche pallone giocabile più indietro. Era buono il suggerimento per Amoruso, buona la chiusura di Crespo. Altro giocatore a terra e palla in fallo laterale. Incredibile. Sta migliorando Del Piero adesso col passare dei minuti, perché forse c'è un rallentamento anche del gioco, lui è riuscito un po' a giostrare meglio. Questo è il replay dell'intervento precedente con Nedved che va a terra. Tra l'altro la Juventus non può, credo che non possa sostituire nessuno adesso, perché avendo già sostituito due giocatori rischia magari che uno, se uno fa male, non può più viene accorto di sostituzione, perciò penso che Lippi sta tenendo in caldo la panchina ma non sostituirà nessuno. Applausi per Elcino Recoba. Dentro Mohamed Kallon. Questo è un problema per la difesa di Juventus, perché questo si muove molto. Kallon che ha iniziato in maniera strepitosa la stagione tenendo in piedi l'Inter anche durante l'assenza di Vieri. Hanno restituito palla al portiere come volevi te, intanto, sulla rimessa laterale. Forse hanno sentito la televisione. Kallon che ha chiuso alla grande il suo 2001, 13 gol nell'anno solare, fermo però come marcatore dal 23 dicembre. Zambrotta contro Gresco. Adesso sta un po' salendo Gresco, forse... con la stanchezza ha perso un po' di spunto in velocità Zambrotta. Lo vediamo ancora però cercare il pallone. Il tocco di testa di Amoruso per lui. Tagliato fuori ancora Gresco. Che va poi con il gomito alto. Eh sì, Zambrotta è stato velocissimo a tagliare la strada a Gresco. Gresco non ha potuto fare niente che spingerlo.
Gresco, eccolo qui la protezione con il braccio di Gresco. Ho appena finito di dire che stava prendendo le misure all'avversario. Zambrotta gli ha preso il tempo. Gresco chiedeva calcio di punizione per l'Inter, però le immagini abbiamo viste, adesso c'è calcio di punizione invece per la Juventus. Tudor sta parlando con Del Piero, evidentemente hanno messo a punto qualche schema con i blocchi in mezzo, schema che funzionava bene nella Juve, quello che tendeva a liberare Del Piero è tornato, tendeva a liberare Tudor, è tornato Vieri a controllarlo. Beh, lì c'è una bella differenza lì di statura, chiaramente. Però Vieri di testa è fuori. Si viene, ma c'è anche Materazzi che potrebbe marcarlo. Materazzi è su Amoruso. Tutte le coppie, Cordoba e su Conte, altro che salta bene. Palla dentro Tudor! L'ha mollato Vieri. Tudor ha girato, era tutto previsto, ma il pallone è terminato alto sopra la traversa. Beh, dobbiamo dire che un attaccante non ha mai la dimestichezza di marcare o marcare un giocatore avversario. E qui in questo caso Tudor ha avuto l'occasione, ma vedete qua, saltato, ha preso troppo sotto il pallone. C'era Toldo che è saltato molto bene in mezzo alla porta. Ho detto l'ha mollato, è giusto correggersi. In questo caso Vieri ha comunque dato fastidio a Tudor, sì, anche sì, se non era saltato con lo stesso tempo. Colpo di testa di Conte, Cordoba, Nedved, Cristiano Zanetti, prova ad andare con Seisao, spalla contro spalla, alla fine lo prende Birindelli. E allora Javier Zanetti lascia che il pallone termini in fallo laterale e tende per la rimessa in gioco. Ancora Juventus, Davids. E la palla in fallo laterale, Davids si sembra un po' stanco, la rimessa in gioco questa volta è per l'Inter, trentesimo sul cronometro, 1-1. Cristian Vieri, si gira Vieri. Cerca un compagno, poi tira da lontanissimo, ha trovato anche lui il muro, Materazzi, palla buona, ma Buffon arriva prima. Beh, Vieri ha avuto poco spazio, l'unica volta che poteva tirare questa qua, chiaramente no, aveva una selva di giocatori di gambe davanti a lui, chiaramente non ha potuto usufruire di spazio per il tiro. Sta per entrare Tacchinardi, è stato lui scelto per la panchina, per il turno, scivola Pessotto, callon dentro per Seedorf. Prova a girarsi Seedorf, fermato irregolarmente da Tudor ancora, calcio di punizione per l'Inter. È chiaro Fabio che con l'inizio di partita non potevamo mai pretendere che finisse 90 minuti correndo come correvano. Chiaramente adesso molti giocatori sono stanchi, mi pare che... C'è calcio di punizione, pronto ad andare Seedorf. Palla tagliata, Buffon la lascia scorrere, termina direttamente sul fondo. Dicevo che Tacchinardi sta per entrare in campo, dovrebbe entrare in campo, eccolo pronto. Entra a posto di Davids, Davids non può giocare in Champions. Era stato scelto per questo da titolare nel turnover, è stato infatti squalificato dopo l'espulsione che ha suscitato tanti rimbrocchi e anche una multa da parte della società e dei compagni della Juventus. Mi sembra un po' stanco sì, è un po' stanco. Non è stato un mese facile tra l'espulsione, le polemiche dopo e anche insomma problemi familiari di cui probabilmente avete letto sui giornali. Non è contento comunque, anche se è uscito un po' barcollando. Ha giocato un'ottima partita. Un po' calato poi in questi ultimi minuti. Pallone toccato in profondità, Tudor. Amoruso, servito da Zambrotta, si ricomincia Pessotto, rischia con Seisao, arriva sul pallone prima di Birindelli che poi recupera, non granché il controllo di Seisao, poi cercato Vieri in profondità, Ocallon, Tudor fa prima, c'è Cristiano Zanetti, Seedorf, pallone dentro per Vieri, prova a controllarlo Vieri, protezione della palla, poi allargo per Seisao. Uno contro uno di Seisao, cerca traversone per Vieri, lascia scorrere Pessotto, Seedorf più reattiva all'Inter sulle palle vaganti adesso, Seedorf prova a mettere dentro, Birindelli allontana, Del Piero vuole far salire la squadra, il suggerimento profondo è per Nedved, profondo a sufficienza perché Nedved arriva veloce, uno contro uno di Pavel Nedved, prova a rientrare, lo ferma in qualche modo Di Biagio, poi Tacchinardi, finta e centrale per Conte, Birindelli, ragiona la Juve. Pessotto, 33 minuti, Zambrotta, uno contro uno di Zambrotta, corridoio per Conte che ha sovrapposto bene, di prima dentro per Amoruso, controllo, girata, Toldo la tiene lì e calcio d'angolo. Incredibile, Amoruso poteva toccare. No, è rimessa dal fondo, secondo il guardalino è rimessa dal fondo.
ma Amoruso aveva solo da toccare, lui è di spalla alla porta a Zambrotta e invece ha voluto tirare, ecco, ha voluto tirare di mezza rovesciata, cosa che poi non è avuto frutto del risultato, ha avuto risultato, però c'era Zambrotta che aveva seguito l'azione. Guardate dove era Zambrotta, bastava toccare indietro, lui era completamente a tiro. Beh, qui possiamo dire che era doppio calcio d'angolo, perché ha toccato Cordoba, poi forse Toldo l'aveva toccato anche prima che uscisse completamente dalla linea. Comunque è stata una partita fino adesso diretta con grande equilibrio. Calcio di punizione per l'Inter, fallo su Materazzi, sta per battere proprio lui, palla profonda per Vieri, poi il tocco è per Di Biagio. Gresco, ancora una palla persa, Di Biagio, Sanetti, prova a salire Javier Sanetti, è pronto anche Ventola con Seisao, cerca il traversone, la palla arriva a Seedorf, uno contro uno di Seedorf e c'è calcio d'angolo per l'Inter, 35 minuti, 1-1. L'Inter tenta tutto per tutto, credo che farà, giocherà con tre attaccanti, a meno che non esca Viera, ma non credo che non sia possibile una cosa del genere. Intanto c'è calcio d'angolo per l'Inter, pronto a battere Seedorf, palla tagliata, Buffon la fa sua. Bene, la... Antonio Raimondi, scusa, che uscirà Di Biagio, quindi uno dei tre andrà presumibilmente più centrale. Adesso vedremo chi tra Callon, Vieri e Ventola, credo che sia la prima volta che giocano tutti e tre insieme. Con Seisao, attaccato però irregolarmente Nedved da Cordoba, che viene ammonito. Beh, dobbiamo dire a Fabio che ci sono molti scontri nel secondo tempo, cosa che nel primo era meno. Adesso battibecco, Nedved sta litigando con Materazzi. Tutto perché, secondo i giocatori della Juve, Cordoba sarebbe andato con il piede troppo alto in maniera troppo pericolosa contro Pavel Nedved. Nedved allora si è arrabbiato, ecco il replay, questa è un po' la Bruce Lee, ha steso il piede al martello, è andato giù Nedved, che poi vedete trattiene Cordoba, trattiene Materazzi, e Nedved si è visto dal labiale, ha detto anche agli altri giocatori dell'Inter, almeno doveva venirmi a chiedere scusa. Esce dunque Di Biagio, va a Ventola, adesso sono curioso di vedere come si sistema la squadra, con Seisao va in mezzo, Callon a destra, Ventola seconda punta, adesso si stanno sistemando, con Seisao a sinistra e quindi Seedorf va in mezzo e Callon va a destra, squadra super offensiva, va Nedved, cerca l'interno, Igo! Che grande rientro di Tudor! Ha giocato splendidamente bene, è entrato in squadra, ha fatto di tutto, ha sostituito Turan, ha giocato veramente bene, io posso dire che da quando è iniziato la partita ha fatto tutto lui quasi, in difesa è stato padrone, re dell'aria nei colpi di testa, ha giocato veramente molto bene e adesso conclude la sua prestazione con questo colpo di testa. Aveva ragione Lippi di dire, Fabio, che questo è un giocatore che gli mancava nel suo tassello, perché tutte le palle alte in aria della difesa della Juventus sono palle sue e in attacco diventa pericoloso. Ecco la prova. E adesso ci sono 8 minuti per l'Inter, che deve reagire. Aveva giocato una grande partita fino adesso e prova a farlo subito con Callone. Il pallone è tagliato verso Vieri, Vieri prova a girarlo, vedremo un finale di partita veramente incandescente. L'Inter tutta in avanti, già lo era come schieramento, ma adesso deve recuperare. Materazzi cerca la profondità, colpo di testa di Vieri a cercare Ventola, pallone allontanato, poi va alto ancora Sanetti con il piede, c'è Cordoba però, allora Callon prova a crossare verso il centro, Buffon esce, chiama palla, la fa sua, poi c'è uno scontro. No, ma si sono chiesti scusa Buffon e Ventola. C'è un altro giocatore della Juve a terra, palla in fallo laterale, sempre Nedved, si sono chiesti scusa i giocatori, in effetti quello che sia Zambrotta, no, non è Zambrotta, no.
Questo è il 12° gol per Tudor con la Juventus, che non è affatto poco, ed è il quarto gol stagionale in 10 partite, quasi una media d'attaccante per Igor Tudor. Beh, d'altronde Lippi ha sempre lamentato l'assenza di Tudor in tutti i sensi, davanti alla difesa che poteva prendere tutti i palloni alti. Oggi, questa sera addirittura, mancando Montero e mancando Turan, è entrato non in condizioni, ma è stato, Fabio, per me, io non sono padrone della verità, ma i migliori in campo finora. È stato colpito da una pallonata Pavel Nedved, più che dall'intervento precedente di Zanetti, e per questo adesso si riprende. Io credo che vedremo un finale di partita veramente strepitoso, perché l'Inter ha dimostrato in questa gara di essere una grande squadra, e anche Cooper se l'è giocata rischiando. Gresco tocca ancora con un brivido verso Toldo. Eccolo qua, Bratislav Gresco, Cordoba. Adesso fanno festa solo i tifosi della Juve, i tifosi dell'Inter forse dovrebbero essere vicini alla squadra in questo momento, ma faranno mancare il loro incitamento nel finale. Ventola perde il pallone, Birindelli lo ha toccato, c'è rimessa laterale per l'Inter, prova a spingere la squadra di Cooper e prova a farlo con Callon che va via. Calcio di punizione per l'Inter, altro duello, Callon è andato a recuperare in fretta il pallone. Adesso ci sono grandi scontri, grande nervosismo, anche perché l'Inter deve fare tutto in fretta per acciuffare questo pareggio, perché mancano solo appena sei minuti. Più recupero. Calcio di punizione per Callon. Tutti all'interno dell'area di rigore, saltatori dell'Inter. Ce ne sono molti. Palla tagliata verso Materazzi, anticipato ancora da Tudor. Poi il pallone lì, lo allontana Del Piero. Nedved allontana nella metà campo dell'Inter, non c'è nessuno, insegue il pallone a Moruso. Prova ad andare a Moruso, si fa passare davanti la palla a Zanetti. A Moruso prova a difenderla, Zanetti torna, poi torna anche Gresco. Prova Gresco a dare dentro per Javier Zanetti. Zanetti dentro per Cordoba. Cordoba fa girare per Materazzi. E l'Inter adesso che prova a spingere, 41 minuti in corsa. Allora Seedorf cerca subito un pallone lungo, di petto addirittura Buffon, tiene il pallone giù. Questo è il replay poi dell'intervento di Callon su Birindelli, successivo al calcio di punizione fischiato per recuperare il pallone. Di testa Materazzi. Comunque è stato nominato Seedorf migliore in campo. Seedorf migliore in campo. Poi un fallo di Materazzi su Nedved che finisce ancora a terra. Fallo di Materazzi. Eh sì, adesso peggio di prima. Ammonizione di Materazzi. Forse anche di Nedved. Forse sono entrati tutti e due a gamba tesa. Borriello adesso sta faticando. Si sta giocando da un sacco di tempo per le continue interruzioni. Io credo ci sarà un lungo recupero. Ha ammonito tutti e due Borriello, perché tutti e due sono andati con lo stesso tipo di intervento. Arrivato tutti e due con le armi bianche, sicuramente. Tutti allora ammonito sia Materazzi sia Nedved. Però il fallo è a favore della Juventus. Calcio di punizione per la Juve. Forse perché avuto... è arrivato prima il fallo di Materazzi. Guarda che taglio. Hai visto che taglio? C'è un taglio sopra il ginocchio di Nedved. Eh sì. Prende nota Borriello, 5 gli ammoniti, calcio di punizione per la Juventus, 42esimo, ma secondo me ci sarà un lungo recupero. L'Inter ha ancora tempo per stringere i denti e provare a giocarsela. Palla lunga di Pessotto, il colpo di testa di Zanetti, poi Callon sta giocando da laterale destro, ha giocato in quel ruolo nella sua nazionale all'occorrenza, la Sierra Leone. Palla in profondità, il colpo di testa di Birindelli, prova a girarla Cristiano Zanetti, Clarence Seedorf cerca il compagno. Materazzi però all'indietro. Allora prova Materazzi a battere lungo, cerca Vieri, Ventola, i lunghi insomma. Bell'aggancio di Vieri, risulta però più veloce da Chinardi. Poi il suggerimento è profondo, arriva ancora Materazzi sui piedi di Amoruso. Gresco, un po' di confusione l'Inter ha subito psicologicamente, non è neanche il caso di ricordarlo. Il gol di Tudor, palla dentro per Ventola, arriva Vieri che prova a girarla, dentro per Seedorf, anticipato. Poi c'è Tacchinardi, prova a dare ancora in profondità. Alex Del Piero che gira per Nedved. Nedved prova ad accelerare, Gresco in anticipo, la palla ancora lì. C'è Conte, poi c'è Tacchinardi, vuole mettere un po' di ordine. Lo attacca Zanetti, calcio di punizione per la Juventus. 42 minuti e 44 secondi e si gioca. Palla allargata subito per Pessotto. Pessotto cerca Zambrotta.
Zambrotta centrale per Amoruso. Amoruso attaccato da Materazzi che gli porta via il pallone. Allora un'altra possibilità per l'Inter che spinge con Zanetti. Poco movimento senza palla degli attaccanti. Prova ad andare Ventola, ancora Tudor. Poi sempre Seedorf che riceve il pallone da Conceição. Aspetta largo Callon. La palla è per Callon. Prova ad andare Callon. Gli lascia spazio Birindelli. Il cross è un po' arretrato. Prova a metterlo giù Vieri. Sono tutti a ridosso dell'area di rigore. Arriva ancora Gresco. Cerca attraversone Gresco, c'è Vieri che sale, non arriva il pallone che è lì, Ventola fallo, calcio di punizione. Ancora una volta, prima precedentemente Tudor di testa, secondo me, non voglio dare contro naturalmente tutta la stampa che ha votato per Seto, che ha fatto una bellissima partita, ma Tudor è stato determinante, ha aggiustato la difesa della Juventus, è stato determinante in tutti i colpi di testa, ha giocato veramente molto bene nell'intervento e ha fatto anche i gol. È stato fischiato fallo di mano, questo ho capito dalla mimica di Borriello, per il primo controllo di Ventola, poi forse anche il fallo successivo. Pallone profondo per la Juventus, viene a prendere palla Amoruso, cerca profondità Zambrotta. Zambrotta vuole guadagnare il calcio d'angolo e guadagnare soprattutto del tempo vicino alla bandierina. Arriva il raddoppio, Materazzi pulito sul pallone, fallo di Zambrotta, calcio di punizione per l'Inter. Ultimo giro di orologio, tra poco la segnalazione del recupero, quanto mai importante. Seedorf prova a spingere ancora per l'Inter. C'è sempre Seedorf, attaccato da Pessotto, ammonito anche lui per fallo tattico, calcio di punizione. 4 minuti di recupero, 3-3 le ammonizioni. 4 minuti di recupero, 4:30 alla fine dunque. Cerca ancora di stringere i denti l'Inter, lo fa anche la Juventus in difesa. L'Inter si getta in avanti con tutto quello che le resta. Prova a saltare Ventola e non arriva. Allora Birindelli prova ad allontanare, c'è dalla parte opposta Alex Del Piero. Arriva prima Cordoba però. Prova a tenere il pallone Cordoba, Del Piero glielo mette in fallo laterale. Rimessa in gioco per l'Inter che deve accelerare. Soprattutto deve trovare più movimento davanti, magari anche qualche pallone lungo nella speranza che Vieri possa controllarlo e possa favorire poi gli altri attaccanti. Zanetti, c'è l'apertura in profondità, prova ad arrivare Vieri, confermata dalla segnalazione quarto uomo la durata del recupero. Rimessa laterale per l'Inter, c'è Zanetti pronto a rimettere in gioco, vuole Seedorf. Seedorf vuole prendere per mano la squadra in questo finale, uno contro uno di Seedorf, poi il suggerimento centrale fanno prima per i giocatori della Juve. Allora riparte Amoruso, c'è il suo controllo, prova ad allargare sempre per Tacchinardi. Tacchinardi la gira, Juventus con possesso palla, Zambrotta contro Gresco, chiede palla in profondità Amoruso, palla larga per Del Piero, c'è l'intervento di Zanetti. L'Inter non è ancora riuscita a costruire un'azione dopo il gol che possa far sperare nel pareggio. Seedorf prova a girare lui per Vieri. Vieri dentro ancora, la protezione del pallone di Ventola e l'Inter adesso prova proprio con la disperazione. Nei minuti di recupero con Conceição, c'è la sovrapposizione di Gresco. Conceição arriva al traversone con il destro, ribattuto, prova ad arrivare a Amoruso, fa prima Seedorf, buona la finta di corpo, vuole qualcuno dentro, tutte le punte di Seedorf! Seedorf! Un gol pazzesco, 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 sentiamo l'urlo di San Siro. Amici, questo è un super gol, pagina del manuale del calcio, addirittura 7-7-7 per chi non conosce il manuale del calcio, perché questo Seedorf ha ragione, ha fatto due gol capolavoro, straordinario questo gol, non è un gol, è un super golazo, veramente straordinario a tempo scaduto. Buffon nulla può fare, un gol veramente, una partita Fabio Chiesa che è da cardio parla. E due grandi squadre, lo voglio dire, due grandissime squadre che hanno regalato un grande spettacolo a tutti. Ma dobbiamo dire che questa partita veramente, veramente straordinaria in tutti i sensi, perché è finita così. Finirà così perché è troppo bello, troppo bello. Eccoci qui, eccoci qui. C'è l'ultima sostituzione per l'Inter. Qui i tifosi saltando hanno fatto saltare tutto anche nella nostra prestazione. I tifosi dell'Inter, certo per la Juve una beffa con questo tiro da lontanissimo, però che partita amici miei, che grandi squadre che abbiamo visto, che grandi squadre.
e non è ancora finita. 48 minuti e si gioca. Prova ad andare Sanetti, l'apertura è per Callon. Tiene palla Callon, Cordoba. Che gol Seedorf, tutti belli gol. Due di testa della Juventus, due da lontano di Seedorf. C'è ancora possibilità per la Juve che adesso non ci sta. Prova ad andare a Moluso, ancora Moluso che tiene palla. Il suggerimento è arretrato per Zambrotta, arriva anche Zambrotta. Seedorf con un fallo, calcio di punizione. 48-18 e si gioca, 48-18 e si gioca. 2-2 tra Inter e Juve. Devo dire Fabio che io ero molto propenso a dire che tu dovresti essere il migliore in campo, ma adesso nettamente, perché uno che fa un gol così non posso non dare ragione. Devo rimangiare quello che ho detto, perché è stato straordinario, un Seedorf da mondiale. Rimessa dal fondo, 49 minuti, raramente ci siamo emozionati così per una partita così importante tra due squadre così importanti. È stato un Inter-Juve meraviglioso, è stato un grande spot per il calcio italiano, manda tutti sotto la doccia a Borriello. Non importa che sia finita pari, chiunque sia tifoso del calcio, io credo si sia divertito straordinariamente questa sera. Il calcio italiano, così tanto criticato in questa stagione per le partite noiose, per le partite brutte, ha dato dimostrazione di essere ancora probabilmente il calcio leader in Europa. Ci siamo divertiti tantissimo, Gesù. Ecco, questo è il nostro festival, amici, questo è il festival di Telepiù, perché noi abbiamo dato una partita straordinaria, ma merito di questi 22 giocatori che sono entrati in campo per vincere, non per neutralizzare l'avversario, ma hanno giocato veramente una partita straordinaria. Questo concilia il calcio, questo veramente fa veramente emozionare. Anche questo concilia il calcio, anche questo concilia il calcio. Si sono anche picchiati in campo i giocatori, però Davids va a stringere la mano al suo compagno di nazionale, Clarence Seedorf, che si è riscoperto a stagione in corso, uomo importantissimo di questa Inter, e merita anche il primo piano finale che gli regala la nostra regia. Davids e Seedorf che ridevano anche a fine partita, dicendo probabilmente, ma come hai fatto, perché Davids questo gli aveva detto alla fine, a recuperare il pallone. È stata una serie di emozioni, una serie di immagini veramente meravigliose, una cosa bellissima. Adesso dovete rimanere ancora con noi per 10 minuti, poi vedete Festa di Sanremo, vedete quello che vi pare, tanto vi abbiamo fatto vedere la cosa più bella forse quest'anno in televisione, perché scusate se mi lascio prendere dall'entusiasmo, ma è giusto come così, in genere non è faccio giusto. Ma mi sono divertito da spettatore al di là, e c'è Seedorf, la pantera, con Martina Maesti. Martina, immediatamente la premiazione da parte di David Messina. Beh, giudizio praticamente unanime, due gol stupendi, uno all'inizio, uno alla conclusione della partita, tutti i giornalisti in tribuna d'accordo. Seedorf, complimenti vivissimi. Grazie. Clarence, tre quarti di stadio in piedi solo per te, in Inter-Juve, perché tu hai deciso Inter-Juve, soprattutto per l'Inter, non te lo saresti neanche mai potuto sognare? No, si sogna sempre, però credo che è merito di tutta la squadra, che mi hanno appoggiato sempre, merito di tutti, anche il mister, il pubblico. È stata una grande festa, questo credo che è stato una dimostrazione di come è il calcio in Italia in questo momento, una grande partita. Per una volta diamo comunque i meriti anche al singolo, tu hai sofferto per molti mesi in panchina, nel momento forse più importante dell'Inter sei tornato in campo e hai dimostrato di essere al 100%, soprattutto di non aver mai perso la voglia di lottare. È stato difficile questo periodo? È stato molto difficile, però grazie a Dio e a tutta la gente che sono stati vicini, l'ho potuto fare e adesso voglio andare fino alla fine. Finita in pareggio significa che Inter e Juve al momento sono le squadre più forti del campionato e arriveranno veramente fino alla fine? Sì, però c'è anche la Roma, però noi dobbiamo pensare a noi, abbiamo aspettato una grande partita oggi, difficile, è stato anche difficile per la Juve, credo che un risultato giusto e adesso vediamo chi arriverà alla fine. Che cosa ti ha detto David? Se l'hai abbracciato adesso? Sì, mi ha detto incredibile, perché oggi, però è bello. Spero che anche lui può tornare a celebrare qualche gol. Grazie mille e complimenti ancora, Fabio. Ed eccoci dunque per il finale. Vediamo anche le statistiche di questo meraviglioso Inter-Juventus. Vedete che l'equilibrio è anche nel possesso palla. L'equilibrio è stato
praticamente in tutto. Tra l'altro la Roma domani gioca il derby, la Roma potrebbe in teoria ritornare ancora più sotto dopo domani, e poi dopo, insomma, tra due partite c'è Inter-Roma, mica una partitella da niente. Sì, dobbiamo dire che questo risultato favorisce un po' la Roma, sempre che la Roma riesca a battere la Lazio, perché se la Roma batte la Lazio va in testa alla classifica. Però questo pari dà un equilibrio al campionato, nessuno si allontana, nessuno sparisce dall'alta classifica, perciò dobbiamo dire che questa sera è stata la festa del calcio e noi siamo contenti, perché noi prevedevamo che poteva essere una partita, ma avevamo il timore che magari fosse, non so, una partita brutta del 0-0, magari che finisse la partita. E invece no, e questa è la classifica con la quale per il momento ci fermiamo. Tra poco i due allenatori con Giorgio Porrà. Amici miei, voi che siete stati con noi avete scelto il santo giusto. A tra poco.